Buon pomeriggio a tutti i trader, ben trovati. Tra solamente un minuto l'apertura del New York Stocks Exchange. Allora, vediamo come si comporta in apertura al New York Stocks Exchange. Dopo che abbiamo avuto i dati piuttosto interessanti, il PIL trimestrale alle due e mezza, PIL americano 5,2%, superiore alle attese. Un 5,2%, un valore incredibile, ragazzi. Eh, veramente ottimo valore per gli Stati Uniti. Veramente ottimo risultato. Poi c'è stato anche. La lettura del ehm, price index legato al PIL al 3,6%, cosa vuol dire inflazione persistente superiore alle attese, al 3,5%. Poi, in, in tarda mattinata, abbiamo avuto CPI anche in Germania, a meno 4%, ma è solo un dato mensile. Vediamo adesso l'apertura dei mercati americani: dove ci troviamo? Ci troviamo, ragazzi, dove ci siamo più o meno lasciati ieri. Eh, perché? perché oggi abbiamo forza sui mercati l'abbiamo visto in orario europeo e così iniziano anche i future americani, apertura in questo momento, ragazzi, lo dico perché si collega per la prima volta, siete benvenuti tutti, trader alle prime armi, trader professionisti, trader esperti a condividere i vostri trade, ma solamente trader, non vogliamo pubblicità, non vogliamo sproloqui e non vogliamo neanche gare di trading o non rispetto. Verso gli altri trader, per il resto, tutto è ammesso. Nell'ambito dell'educazione, dell condividete se volete i vostri trade come io faccio. Non nascondo neanche quando faccio un errore. Questa mattina, gli errori li abbiamo fatti. Abbiamo preso un bello stop sulla stellina yen. Altri trade che ho aperto in questi momenti mi rimane aperto all'euro Swiss, questo è il grafico daily pardon, in H1, ho fatto un paio di barre rosse, è abbastanza in demani di una ventina di pip, ma vedo di portarlo un pochettino avanti proprio perché eh, per vedere se riesco a portare a casa qualcosina in più. La stellina yen dove ho preso lo stop in realtà eh, mi ha lasciato molto eh, contrariato perché mi dà debolezza, mi dà idea di debolezza sull'H1. Sull'H4 e anche sul daily. In realtà, però, per il momento servono due fattori: non solo la debolezza della sterlina, ma anche forza dello Yen. Che in questo momento è totalmente mancante. Allora, ehm, vediamo cosa condividete, ragazzi. In apertura dei mercati del New York Stocks Exchange, appena aperti, vi ricordo, se volete dare un like. L'unica cosa che ci fa piacere. Per partecipare a questa trading room non facciamo pubblicità, non chiediamo un euro a nessuno. Se volete dare un like in senso di approvazione e di piacere, se vi fa piacere partecipare a questa trading room dal vivo, a noi fa sicuramente piacere ed è un vantaggio. Allora, apertura del RAS leggermente in verde, ma non per il DAO e per l'SP. Vediamo come si comporta da adesso in poi. Andiamo a vedere un attimino un close up sull'SP, grafico daily ancora forte, ragazzi, tutte barre verdi, apre anche in verde oggi su cosa, sulla debolezza dei treasuries, eh, rendimenti dei treasuries eh, inferiori a ieri qua di un pochino, treasuries che scendono sotto il 4,50%, il trentennale ieri era sopra il 4,50, ora è 4,47%. E questo è un il più grande indizio a favore di acquisti sui mercati azionari che vanno sempre in direzione opposta rispetto ai treceris non si smentisce l'sp decisamente forte ragazzi qui vediamo come si comportano i volumi nei primi 15 minuti ma sugli azionari io non entro ieri ho preso uno stop anche sul dax mia settimana leggermente positiva Farò altri trade, ma scelti con molta, molta attenzione. Vediamo le vostre condizioni. No, ancora non avete trading in condizioni. Aspie scrive: Long Australian Canadian, ok. Long Euro Dollaro. Ok, iniziano ad arrivare un po' di trade. Vediamo, vediamo. 5,2% il PIL americano alle 2,15, leggermente migliore delle attese una volta era un market mover, ora in realtà non così tanto però comunque questo 5,2% decisamente superiore alle attese sta portando almeno in apertura un pochettino di acquisti sui mercati finanziari un long New Zealand dollar, long sul Kiwi oggi New Zealand dollar forte sulla decisione della Royal Bank of New Zealand Lasciare i tassi invariati al 5,50% come atteso, però un pochettino a sorpreso. Poi, in tarda mattinata, abbiamo avuto un po' di forza sul, new, sul sullo Swiss, o meglio, leggermente sopra la parità allo Swiss, e invece gli altri più o meno invariati. Australian, il più debole di tutti, allora vediamo l'Australian Swiss. E infatti, l'Australian Swiss ha continuato a pagare questo segnale. Dato proprio in apertura del London Forex alle 8 di mattina, prima barra rossa, lo sta pagando sulla forza del Swiss. Anche il New Zealand Swiss un pochettino ha corretto, anche se rimangono barre verdi barre grigie. Io cercavo un po' di forza dello Swiss, per il momento ancora prematura. vediamo un pochettino contro la stellina. Lo Swiss sì, potrebbe essere debolezza però in h4 in a in day one ancora non dà un segnale canadian swiss anche qui ha dato il segnale in h1 in apertura stamattina sta continuando con un suo momento non particolare swiss yen forza dello swiss anche qua rispetto allo yen una reazione l'euro swiss sul quale sono short sta sul minimo di giornata mi sta pagando una ventina di pip. Vediamo se continua un po' di forza della, dello Swiss. L'idea, sì, è sulla debolezza anche dell'euro, che nelle ultime settimane è stato abbastanza forte. Dollaro Swiss, anche qui, ok. Diciamo una. Diciamo che oggi l'unico che si sta muovendo veramente è il New Zealand in apertura sulla decisione dei tassi. Il resto, in realtà, non molto. Non molto. Abbiamo letto stamattina le dichiarazioni della Royal Bank of Australia, no, però Royal Bank of New Zealand, dell della Royal Bank of Australia, anche della Bank of England e della Bank of Japan, abbiamo tirato le somme tutti d'accordo sul problema inflazione, la maggior parte di loro non dichiarano di non pensare neanche al taglio dei tassi di interesse, però poi quello che succederà sarà... Tutto da vedere perché bisogna vedere se le economie saranno, rimarranno forti e gli permetteranno di tenere tassi di interesse così alti. Certo un PIL al 5,2% e un voto a favore della Fed li fa star tranquilli per la loro politica too high too long ovvero higher and longer cioè tassi alti per lungo tempo il PIL decisamente è un voto a favore nuovo massimo per l'S&P e non parliamo di un massimo di giornata ma andiamo a vedere sul grafico daily ragazzi qui parliamo di un massimo che per trovare un prezzo simile dobbiamo tornare a fine luglio del 2023 quindi un massimo di, degli ultimi 4 mesi su continuo di volumi decrescenti qua stoppato, chiunque si è messo in testa di entrare short fino adesso Prezzo alto, sì d'accordo, posso anche essere d'accordo con coloro che scrivono che il prezzo è un po' alto, eh, però per il momento eh, non si guarda indietro, decisamente forte. Vediamo un pochettino come si comporta anche il Russell, l'S&P, difficile prevedere uno sconto oggi, un bello short, perché è difficile? Perché ci sono i Treasuries che sono deboli e stanno perdendo, il rendimento dei tesories, Treasuries, quando è così di solito c'è sempre domanda sugli azionari, Molto difficile prevedere ricordatevi eh, vedo diversi follower ma pochi like ricordatevi se vi fa piacere di darci un like a noi ci fa molto piacere avere un like perché è segno che state seguendo le nostre live che vi fa piacere vedere trading dal vivo la cosa più difficile da fare non nascondiamo nulla sia quando i trade vanno bene ma anche quando vanno male ne teniamo anche conto e ora andiamo a vedere anche quali sono i risultati della giornata Grazie. Sì. Allora, i primi dieci minuti sono andati. I volumi sembrano abbastanza interessanti sull'SP, ma questo non, è non vuol dire che ci siano venditori oggi, non vuol dire che ci siano orsi. In realtà, il numero degli orsi, il numero dei tori è sempre lo stesso sui mercati, dipende dall'aggressività, dai volumi che mettono sul mercato. Vedremo se saranno aggressivi oggi con i tre in diminuzione è molto difficile. Allora, mi sono dimenticato qui con me oggi c'è lo chef Tony a farmi compagnia. Buon pomeriggio a tutti, ciao, Stefano. E così ci parlerà anche del suo portafoglio che hai aperto lunedì e sul quale ha fatto dei trade. Io non anticipo nulla, ne abbiamo, ne abbiamo discusso, ci ha dichiarato i trade che fa. E vediamo le vostre condivisioni. Eh, Aspie scrive DAX, spinge anche, Eh, non solo DAX, tutti gli azionari. uscito con piccola perdita dallo short. Poi in recupero a un minuto. Ok, SPX scrive Steve sul TF a 15 minuti, come lo vedi? Eh, l'abbiamo appena visto forse ha scritto qualche minuto fa mi sembra che ci sia solo domanda per il momento difficile non mi metto in testa di fare nessun trade anche perché quando i prezzi si trovano sui massimi degli ultimi 4 mesi e vengono diretti da 20 giorni fa da un minimo invece degli ultimi 20 eh, degli ultimi 4 mesi andiamolo a vedere ragazzi qua ci ha fatto il massimo degli ultimi mesi ma viene dal minimo da fine ottobre era al minimo a 4100 non si è guardato indietro ha portato a casa più di un 10% lo so sembra un rally decisamente forte magari anche eccessivo ma come mettersi non viene in mente di entrare long è normale perché dopo un run up del genere un rally del genere uno si aspetta una correzione probabilmente correzione sarà ma quando impossibile da prevedere oggi forse sì ma non, non ci sono assolutamente indizi questo è il mio punto di vista rimango lontano dagli azionari perché gli unici Stop che ho preso, li ho presi proprio lì long sul kiwi: 40 punti long presi per Carlo sul Nasdaq ben fatto in apertura, grazie grazie Paolo per il tuo, tuo apprezzamento per i vostri like SP Long, è quello è giusto, non è neanche sbagliato, perché la forza è quella, la forza è in quella direzione è assolutamente sì. Allora, chef, quando vuoi, faccio un piccolo riassunto del trade dei trade che avevi fatto questa settimana sul che. tuo portafoglio, ti do la parola. Sì, allora come avevamo accennato uh, inizio settimana, quindi lunedì, avevo aperto la mia posizione sul grafico daily dollaro canadian. L'avevamo anche segnata qua, 1.36.4. Sì, 1.36.4. Sì, stamattina, vabbè, io non ero qui in live perché ero, ero al lavoro, ho deciso, ho deciso di chiuderla portando a casa il mio diciamo, primo risultato. Insomma. Ottimo, l'hai chiusa no, sì, spero sì. non mentre lavoravi, prima? Non ho capito. La, la spero non mentre lavoravi, la Ah no, da... no, 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 stamattina prima di... <ride> no, sì, prima scherz, di scherz, a scherz. Allora, perché l'hai chiusa? Perché l'hai chiusa? Ma eh, l'ho chiusa perché era comunque un buon risultato per me e quindi ho, ho deciso comunque di tenerla. Era quasi 100... Sì, era quasi 100 pip e quindi per me era... 100 pip che sono 1000 punti base. Sì. Era il risultato di un buon trade multi-day. Sì, stamattina... Per me, per me sì. sì. no, ne avevamo già... Ne avevamo anche parlato. E, eh, stamattina l'hai visto, eh, su vicino ai 100 e l'hai chiuso. Quanto l'hai chiuso? Così segniamo sì, eh, 92, se 92 maio, pip. Sì. Ottimo, ma ah, hai fatto una scelta secondo me giusta. Perché comunque l'hai aperto lunedì mattina. Sì, lunedì mattina. sono passate stamattina, sono passate 48 ore a 100 pip, 90 pip in 42 ore. Sì. È un trade di, di tutto rispetto. Poi probabilmente può anche continuare. Ricordiamo, qua il segnale era la, la prima, prima barra appartista. rossa sul trend maestro. Eh, L'abbiamo vista insieme, eh, hai scelto tu di seguirla con uno stop. L'avevi messo qua sui pallini sì. quindi stop di 100 pip. però non si è mai avvicinato, non ha mai andato in negativo. Questo mm. solo per un attimino. Eh, sì. l'hai chiuso, ho portato a casa 92 pip. Ottimo! E adesso eh, hai intenzione di aprire altri trade. Adesso... Allora, per ora no, sto guardando lo Yen in, in, a dire la verità. Okay. Sto guardando altri grafici con lo Yen, però diciamo che per il momento sono. Allora, Andiamo eh, a vede. girare tutti i grafici con lo sì. yen partendo dal ninja dollaro yen su grafico daily questo il segnale short già lo ha dato sì. giustamente eh, hai scelto eh, il dollaro canadian va sì, bene sì. questo penso che bisogna attendere o una correzione no non sì, entrare sì. in corsa però questo dal, dal segnale short ha fatto il retest l'abbiamo seguito è rimasto tre giorni quassù comunque ormai è un treno partito certo. euro-yen, euro-yen l'ho preso io stamattina però qui non c'è il segnale sul grafico daily eh, c'è un piccolo segnale sull'H4 potrebbe essere uno dei candidati eh non sarebbe male sì, bello, eh, bello. Euro -Yen, sì. poi abbiamo il canedia-yen contro lo yen a favore dello ecco yen me. anche qui ancora non c'è segnale però potrebbe pagarlo eh. poi c'è uno che piace tanto ah, i trader che è la ah, sterlina-yen sterlina. il dragone sul quale io <coughs> ho già preso uno stop, perché perché stamattina, sul grafico daily non c'è segnale. Quindi, sì. attesa stellina sì, yen, sì, sì, sì. stellina yen, euro yen sono sicuramente interessanti. Stamattina si era colorata di rosso questa barra. Sono entrato, poi ho messo lo stop corto, me l'ha andata oh, a okay. prendere. Ancora non c'è segnale né sul grafico daily né sull'H4. E poi abbiamo l'Australia yen sul grafico daily e il New Zealand yen. Che non danno ancora segnale sono lì sui massimi dati. Quindi il più probabile per adesso è l'euro yen. Che tra l'altro l'euro sì. ha fatto un bel run up negli ultimi giorni. Potrebbe dare un pochettino di debolezza, però serve anche cosa? Serve anche forza dello yen. Mm -hmm. Comunque, ottimo. Ce lo segniamo da adesso in poi i trader dello chef sulla, 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 sulla tabella dei trade che facciamo. E c'è da dire che non è eh, che lui, appunto, ricordo. Lui ha deciso di tradare con ottica daily, quindi sceglie i trade la mattina prima di andare a lavoro. In caso eh, si può, li apre e li guarda ogni giorno. Quindi non passa come noi tutta la giornata sul, sul, no. sui graph, perché non può, perché o, giustamente sta lavorando, mi sembra una strategia giusta. Andiamo a vedere qual è il portafoglio, come sta andando il portafoglio. Il mio portafoglio sono solo a 50 punti in verde, 50 pip, perché ho preso lo stop di 40 sulla stellina yen stamattina e ieri 50 sul DAX mi sono pesati parecchio poi ho portato a casa un euro yen un Dow Jones e poi ho ancora da chiudere l'euro Swiss sul quale sono in demoni John Wick ieri aveva preso uno stop da 100 punti sul Dow non lo nascondiamo errore ci può stare poi ha chiuso anche lui era una stellina nuzina come me e qui c'è lo chef che rischia di battermi anche di batterci tutti questa settimana alla fine con uno o due trade se li prendono bene ragazzi la, la strategia di fare trading multi-day non è per nulla sbagliata certo, devo dirla tutta, bisogna scegliere poi i momenti nei quali cioè, ci sono i trend ovvia. perché ci sono se sono dei momenti laterali è difficile eh no. che pagano anche i trade multi-day i prezzi comunque rimangono là bene, così abbiamo anche fatto questo resoconto intanto lo chef cerca se in H1 ci sono qua qualche sì. segnale al chiudere della prima ora apertura degli azionari eh, ragazzi posso commentare quanto, lo so che molti di voi preferiscono tradare i futures del forex eh, posso commentarli quanto volete, possiamo andare a cercare tutti i segnali che volete anche nei time frame piccoli, però per il momento c'è solo domanda sugli azionari Russell, Nasdaq, S&P, un po' meno il Dow, ma stanno tutti vicino ai massimi degli ultimi 4 mesi con volumi in entrata, guardate che volumi in apertura che sta portando i primi 15 minuti volumi in entrata, a livello di quelli di ieri nulla di eccezionale, d'accordo? ma proprio questa l'eccezionalità del fatto volumi nella media, sì, come ieri, come l'altro ieri, un po' più bassi della settimana precedente quando c'era un po' di lotta cosa vuol dire? vuol dire che non c'è aggressività per il momento da parte degli orsi sul mercato e questo è il momento nel quale se uno va a cercare i segnali ad un minuto, a cinque minuti Magari vede qualche barra rossa. Può essere tirato in inganno o almeno è stato tirato in inganno. Chi nel tutto il mese di novembre ha cercato di fare dei trade short, eccetto qualche scalp in alcuni momenti. Gli azionari non si sono guardati indietro, ragazzi. Allora, in apertura del New York Stocks Exchange, no, no, sul dollaro che oscilla, euro, sterlina, canedia, yen fermi oggi. Forse c'è già un po' di attesa per domani. Cosa abbiamo domani? Domani abbiamo la CPI europeo e il core PCE americano. Sappiamo quanto è importante. sono importanti i tassi di interesse in questo periodo. Tutte le banche centrali, negli ultimi discorsi, hanno parlato, che stanno, hanno chiaramente detto che stanno guardando all'inflazione per decidere per confermare la politica economica, per cambiare la politica economica. Quindi questi sono i migliori market mover, i più importanti market mover del momento. Stamattina l'anteprima, in tarda mattinata, sul CPI mensile tedesco, un meno 0,4%, che vuol dire? Non vuol dire che l'inflazione è sotto lo zero, vuol dire che rispetto al mese precedente, quindi al mese di, ottobre, di settembre, il mese di ottobre è stato un po' migliore dal punto di vista dell'inflazione ma l'inflazione comunque eh, viene da eh, livelli massimi, quindi un meno 0,4 mese sul mese può voler dire poco. Certo sembra un miglioramento, però stamattina c'è stato anche i prezzi all'importazione tedesca, dove invece è stato in aumento, la previsione era un meno 0,3, la lettura è stata un 0,3. <coughs> poi abbiamo avuto il pil americano appunto al 5,2% e poi il price index quindi l'inflazione sul pil quindi sul paniere che compone il pil al 3,6 invece del 3,5 confermando che l'inflazione è ancora un problema domani avremo i dati pmi cinesi molto importanti in nottata alle 2 le 3 di notte poi avremo okay, consumer confidence giapponese non un market mover vendite al dettaglio tedesche e poi alle 11 il CPI e il core CPI europeo, previsto intorno al 4%, che anticipa il core PCE americano alle due e mezza. Probabilmente c'è già un po' di attesa sulle valute, per questo, però non è detto che non ci diano dei trade. Allora, leggiamo le vostre condivisioni per vedere se avete trovato qualche trade interessante. Top GIR fa i complimenti allo chef, 92 pip. Un Ottimo trade, si sì. partito bene, diciamo partito col botto, vediamo con calma, continuiamo perché continua perché sa benissimo, glielo spiegato, l'ha capito bene perché sono ormai quanti sono? Tre mesi, due mesi che stai qui con da noi, fine agosto. da fine agosto, quindi tre mesi ormai che è qui con noi, ha capito benissimo quale è il ritmo, ha capito benissimo che non si scappa dai loss, che non esiste fare percorso pulito e quindi con pazienza ha intrapreso questa strada Bernie pending shot sul DAX 1592 ok e in bocca al lupo Steve scrive come lo vede il gold sul 30 minuti ora lo andiamo a vedere lo andiamo a vedere l'abbiamo visto anche stamattina ragazzi tutti cercano qualche segnale sul gold però ecco qua sì ok ora lo guardiamo sui 30 minuti ma partiamo dal grafico daily che ci dice ci dice che qua c'è domanda minimi crescenti massimi crescenti ultime due giornate tutte in verde fermo lì sui massimi Intorno ai 2040 momentum decisamente decisamente positivo. Stessa cosa in H4, tutto verde in H1 ok. Ci dà qualche colore grigio, qualche colore bianco. Ma poco vuol dire perché può riprendere tranquillamente la forza. Da qui non mi dà nessuna, nessuna idea di debolezza. Sui 30 minuti, eccolo qua, caro Steve. Tira tu le conclusioni. Ha dato un segnale rosso, già rientrato con barre grigie e bianche: 30 minuti il golden, sì lo so che c'è chi di voi lo va a vedere anche su un minutaggio più basso. Non mi dà nessuna idea di debolezza, ragazzi. Se devo tirare le conclusioni, non mi dà nessuna idea di debolezza. Perché non vado a fare analisi su 30 minuti a dire due massimi decrescenti. No, queste cose si fanno semmai sul grafico daily, magari sull'H4, ma non sui 30 o sui 15 minuti. Mi dà idea di forza ancora e rimarrà probabilmente forte fin quando il dollaro continua a scontare. Io lo guardo in realtà sull'H4, il gold, non mi invento nessun trade, ma questo è solo il mio punto di vista, visto che mi è stato chiesto, lo condivido volentieri con voi. Massimo del Russell di giornata 1828, mette un altro punto percentuale in tasca il Russell oggi significando che c'è solo domanda Valentino scrive New Zealand Japan Yen, sul 30 minuti certo che lo andiamo a vedere l'abbiamo visto anche in apertura e eh, tra l'altro è tra quelli ecco te lo metto sul 30 minuti si può guardare anche sul 30 minuti sì, Chef ce lo vuoi commentare tu la... il New sì. Zealand dollar prima sull'H1 perché noi lo guardiamo partiamo dal grafico daily e poi scendiamo fino a 30 minuti. Ok, perfetto. Allora, New Zealand, uh, Dollaro? Sì, New Zealand, no, scusa, New Zealand Yen. Ah, New Zealand Yen, ok, perfetto. Allora, sul grafico daily siamo alla prima, sì, non, sì, alla primissima barra verde. Perché poi dopo voi vedete le altre che. Aspetta, ok, adesso le vedo anch'io, le altre che sono grigie. Quindi sul grafico daily ci indica acquisto, quindi ci indica forza. Forza, assolutamente forza, sì. non ci dà nessuna idea contraria no. a una continuazione della forza, anche perché lo Iene oggi è debole. H4. Certo, in H4 invece siamo a barre grigie, comunque il momento è sempre positivo. Eh sì, ha piantato questa barra in orario asiatico, sì. tutta in verde, non l'ha neanche richiamata. Sì. Eh, c'è poco da trovare qui un segnale contrario, ragazzi. Sì, uno short diciamo che non si vede. Non da segnale, argine. non c'è segnale. Meno una barra rossa. Poi, tra l'altro, la pure invalidate. Le, certo. le barre recenti. In H1, in H1, vediamo anche qui uh, il grafico laterale, barre grigie, barre, barre bianche. Ma comunque diciamo che il momento è sempre di, di, di acquisto Eh, ha sì, piattato questa rossa. barra in orario asiatico sì, okay, sulla forza, sulla decisione dei tassi che tra l'altro è stata una sì. conferma cosa ha fatto? Se ne è andato via con la barra non l'ha neanche richiamata la barra ne sì, sì. ha richiamata solo la metà quindi ok magari domani scende di mille punti base o stasera però per il momento non c'è proprio a mio avviso non c'è proprio nessun appoggio per la debolezza anzi ha lasciato anche delle code qua sotto no? e poi ci è stato sì. chiesto sui 30 minuti sui 30 minuti, vediamo invece anche qui: grafico laterale, barre bianche, barre grigie. Barre grigie quindi momento di attesa, però grafico anche qui, sempre, sempre di, di acquisto, diciamo. Sì. Eh, diciamo che sia. Diciamo che più che altro sì, ha dato forza. Sicuramente. Con barre grigi, barre bianche, cosa ci serve? Ci servono altre barre per avere qualche informazione, per avere qualche sì. segnale. Poi, se uno è vuole proprio entrare sulla debolezza, su una barra rossa entrerà. In sell su una barra verde se vuole long, però per il momento non c'è, manca un segnale per entrare in trade anche sui 30 minuti. Quando non c'è sui 30 minuti non andiamo neanche a cercare sui time frame più bassi perché dà indicazioni a volte fuorvianti quando non ci sono sui time frame alti. Mentre invece la cosa migliore da fare con Trend Maestro è cercare un'indicazione sui time frame alti sì. e poi una conferma nella stessa direzione sui time frame bassi. Io direi che dal New Zealand Yen, per il momento, magari domani un'altra giornata, ma per il momento, l'abbiamo già visto sì. prima, l'abbiamo visto tutti prima, i gradi su, sullo sì. Yen. Mi sembra che oggi non c'è possibilità di aprire nessun trade, eh, Chef, sullo Yen? Eh, non credo proprio, per il, almeno per il momento. E per il insomma. momento, giusto, per il momento Poi no. magari tutto può cambiare, però per il momento, uh, sì, al nostro modo di fare. Anche il trend maestro comunque non ci indica nessun, nessun segnale che cerchiamo noi, insomma. No, noi siamo, saremo a favore dello yen. Almeno lo chef anche lui lo cerca sul grafico daily. Io anche a favore di un po' di forza dello Swiss che sembra iniziare a darla dalla tarda mattinata. Ad adesso, anzi, andiamo a vedere un po' i grafici con lo Swiss per fare, per aggiornare un attimino la shortlist perché si stanno muovendo. New Zealand dopo la forza in orario di apertura. Sul New Zealand in questo momento questo è il grafico daily ha piantato questa barra che potrebbe diventare anche una pin bar che punta verso il basso dove è proprio sulla media mobile 200 possibile, non sicuro però possibile potrebbe anche dare idea di debolezza io non mi sogno di entrare debole dopo un segnale di forza del genere recente anche perché il momentum è decisamente positivo però da seguire questo è sul grafico daily Qualsiasi segnale qua è anticipato, shortare anche è anticipato perché viene decisamente da un momento positivo, minimo superiore al precedente, barra verde, c'è più probabilità che segua nella forza, nonostante io sarei compratore sul franco svizzero, anche qua in H4 ci conferma, è tornato un po' indietro dalla decisione dei tassi della Nuova Zelanda, però rimangono barre verdi sì. e io quando è così su Daily e sull'H4 non vado neanche a cercare sull'H1 vediamo l'Australian Swiss vediamo tutti i grafici con lo Swiss l'Australian Swiss sul grafico daily è decisamente non è positivo come il New Zealand però qua ha piantato un Ayer low e allora possiamo andare a cercare segnali sui time frame più bassi anche in H4 ci può dare in futuro un segnale rosso però non c'è il segnale rosso quando è così guai mettersi in testa sta correggendo perché può fare qualsiasi cosa qui se non c'è la barra rossa Guardate qua, per esempio, prima di trovare una barra rossa, torna indietro quasi del 50%, può fare tutto. Quindi, quando in day one e in H4 non ho un vero segnale di debolezza, vado avanti. Allora, cosa andiamo a vedere avanti? Sempre con la, con la Swiss. Sterlinga Swiss è uno tra i miei favoriti. Mi ha anche penalizzato l'altro ieri. Mi ha preso uno stop. Barre verdi, ok, sta tornando un po' indietro, ma non c'è debolezza. Cosa vuol dire se anche una barra... Eh, chiude, questa in realtà è una barra che ha aperto qua sopra sul grafico daily e sta chiudendo in negativo perché è ancora verde? Perché viene da un momentum da una volatilità positiva ha ah, preso volatilità positiva. Quindi, cosa vuol dire? Vedete la grande forza di tre Maestro è che anche quando, le, quando, quando ci sono gli impulsi li colora, barra per barra li colora. Poi, quando mancano gli impulsi, diventano bianchi, grigi, così poi vedete l'impulso lo colora naturalmente queste barre in discesa non sono tutte rosse cioè con l'apertura superiore alla, alla chiusura ad esempio questa è in verde, questa sarebbe verde se, se fosse colorata con i colori dell'analisi dell tecnica, anche queste sarebbero verdi, Ce le colora di rosse perché? perché la volatilità è decisamente e il momentum è decisamente sovrappesata in vendita, quindi per lo stesso modo qui ci colora il verde cosa vuol dire? che da qui può anche, può anche fare qualcosa del genere cioè un impulso rosso, questa potrebbe essere una barra di correzione per poi proseguire, per questo non prendiamo il trade così senza segnale. Sull'H4 ci dà delle informazioni diverse. Qualche barra grigia, però stessa cosa: dal grigio bianco, può seguire qualsiasi cosa. Non ci mettiamo per il momento in testa di entrare perché purtroppo c'è Franco Svizzero che in tutto il mese di novembre mm. non ha dato nessuna idea di forza. Canadia Suisse al contrario. Un po' di debolezza, qua non si capisce nulla perché, proprio laterale, eh, l'idea di debolezza c'è. Ma parte da un minimo, qua ecco qua, parte già da un minimo degli ultimi mesi. Potrebbe essere quello che paga più di tutti in, de in debolezza. Ecco, ad esempio, qua il segnale c'è oggi anche in H4, anche in H4 oh, non eh. fa parte del mio bagaglio di trade. Quello di entrare sui minimi o sui massimi mi piacerebbe fare il contrario, ovviamente, però. Qua C'è debolezza, potrebbe anche pagare alla grande. Altro grafico, lo Swiss con lo Swiss, lo Swiss yen. E qua abbiamo barre grigie e bianche, stessa cosa in H4. Ci togliamo dalla testa, ok. Barre rosse richiamate, barre grigie e bianche. Poi sono due, due valute che sono due valute di, eh, di, eh, di sicurezza. Quindi. Non mi piace molto tradarle, mi piace sempre tradare Una valuta rischio, una valuta no rischio. Queste sono entrambe valute no rischio. E poi passiamo alle dolenti note. L'euro Swiss, dove invece sono entrato short già da ieri, adesso sta spingendo nella direzione giusta. Ricordate la mia entrata, l'ho condiviso, ne ho parlato anche un po'. Sono quasi stancato di parlarne su questa trend line. Sono andato a cercare un segnale di debolezza partendo dal grafico daily. Mi va su con barre verdi, ma con un momentum che non mi dà nessuna idea di forza. Poi mi va a fare addirittura un secondo massimo, senza colore, quindi mi dà idea che il momento finisce. E allora sono andato a cercare un segnale in H1. E in realtà, il segnale dove sono entrato è questa prima barra rossa. Dobbiamo risalire addirittura a venerdì. sì, perdono, venerdì a lunedì. Scusa, barra rossa short mi ha fatto penare un bel po', però non sì. mi è andato a invalidare. Lo stop ce l'ho qui e eh. non è che non c'era sì, lo stop. Lo stop erano. È uno, è uno, no, non è a lo so, sembra altissimo. Punti. No, se, ci, se guardi bene, sono solo 400 punti base, 40 pip. Uno Preto. stop uh, di sicurezza Mi si è avvicinato, ma neanche al 50%. Ora vediamo se ha deciso di pagare. Con un po' di pazienza, lo seguiremo. Altro grafico con lo Swiss è il dollaro Swiss. attenzione: si sta muovendo lo yen, si sta muovendo lo yen, dollaro Swiss. Anche qui sta pagando la forza del Swiss si sta muovendo lo yen ho visto la stellina yen con la coda dell'occhio si sta muovendo in questo momento stellina yen euro yen in H4 si colora di rosso la stellina ed anche l'euro e questi erano nel tuo mirino eh? sì. ok li consideriamo qui perché questa barra chiude uh, dunque l'e8 T'hai chiusura. <coughs> è Sì, ok, ok. Sì. Attenzione allo yen, forse si sta muovendo un pochino lo yen, stava dando segnale non dico proprio di forza, ma comunque un po' più. Lo, lo swiss. Eh, chissà che si sta si stia muovendo lo yen. Occhi sullo yen, chissà se ci può dare un trading Ricordatevi, like, ragazzi, per chi si è collegato adesso. Ci fa piacere ricevere i like. Se vi piace fare trading dal vivo, dateci un like. Aspie scrive Provo Long Gold, ok, quindi ancora ci, pro, pensi a debolezza del dollaro che va contro il, top, scrive Euro Swiss si è mosso, ma ormai mi sa che il treno è partito, bisognava entrare una mezz'ora fa e eh, lo so, top, io ci sto da due giorni a... Vedete, la cosa, tu dici ci state da due giorni, è un trade che è maturato troppo. In realtà, certe volte, lo so, molti mi hanno detto, qualcuno mi ha chiesto, ma è ancora valido il trade Euro Swiss? Se sei entrato lunedì, eh, ragazzi. La cosa più sbagliata è chiuderlo in negativo finché non ti dà un responso. Perché ho fatto l'analisi, ve l'ho fatta vedere, l'ho spiegata. Devi aspettare che il trade o eh, maturi oppure che vada contro. Perché se rimane lì può essere anche che eh, hai preso l'analisi giusta, ma hai sbagliato il timing. Quindi anche lì è pazienza. Sì, ok, costa un pochettino di energie mentali, ma chiudere in anticipo è la cosa più sbagliata perché magari accetti. 10 pip di loss, vai su un altro trade, apri un altro trade e apri un altro rischio, un altro rischio. No? Sì, sì. Un altro rischio. Eh, eh, quanti trade abbiamo? Questa, questa spero che sia una, una cosa che riesco a trasmettere bene allo chef, ma credo di sì, visto che ha scelto il trade multi day e anche a chi ci segue. Bisogna avere pazienza, pazienza vuol dire soprattutto pazienza di attendere che i trade si verifichino come sta facendo lo chef invece di ha chiuso il trade stamattina. Non so che ora le 7, le 8. Sì, prima di andare al lavoro, le 8, e, e ha chiuso il trade stamattina. Non ne era aperto un altro. Ci siamo anche sentiti per, eh, per Whatsapp, naturalmente. Eh. Non per, naturalmente sceglie lui, però, ci siamo sentiti. Non ne è aperto un altro. Sta, è in attesa, sta attendendo che si verifichino certe condizioni. Allo stesso modo. Quando devi fare, quando hai il trade aperto, il problema è che quando hai il trade aperto ti costa un po' più di energie mentali, no? Sì, sì. Perché o vorresti però... chiuderlo subito quando sei in profitto, quindi rischi eh, di sì, essere sì, impaziente, sì. oppure se non ti va nella direzione giusta, anche vorresti chiuderlo. No, accetto il loss qua, mi piace di più questo trade, però sono opinioni, non è detto che il trade, Appunto. il secondo trade ti dia una soddisfazione eh, migliore, anzi, no? magari perdi anche di più e magari sull'altro si verifica il tuo. Trading plane quindi alla fine secondo me l'energia è meglio concentrare sulla scelta del grafico che poi ovviamente non è può essere anche sbagliato però piuttosto ecco aspettare dei segnali giusti anche perché ho detto a chi che mi corre dietro alla fine sono al lavoro mettermi là aprire una, una posizione quando oggi pomeriggio sono più tranquillo quindi sì io l'ho ragionata così è fatto bene io sono perfettamente d'accordo Ogni trade che si apre è un rischio, non è un'opportunità, è un rischio perché se, ripeto, nel, nei, mercati nei mercati finanziari eh, il motto è l'opposto: nella vita reale, nel lavoro si dice meglio far qualcosa che non far nulla, ovviamente, sta con le eh. mani in mano. Nei mercati azionari è l'opposto: meglio star con le mani in mano che fare qualsiasi altra cosa. perché? Perché ogni volta che clicchi un tasto, che sei nel trade, entri in un rischio. Quindi è meglio stare a guardare per lungo tempo e naturalmente quando sei in trade ci vogliono tante energie mentali, tante energie per rimanere per in rimanere attesa. Sì, se sei in guadagno, perché tutti in guadagno diventano subito dei conigli, vogliono chiudere subito 10 pip. C'è cioè, no, è così, è una, lo, lo conosciamo bene. Ci vogliono tante energie per rimanere, attendere il risultato giusto, tanto più quando sei leggermente in negativo. Il trade non è invalidato e adesso... Siamo a 35 pipi in the money, quindi direi a, a qualsiasi, lo seguiamo con attenzione in H1. Qualsiasi in H4, una bella barra rossa. Chissà che finalmente non paghi. Non lo chiudo adesso, lo seguiamo perché chissà che non ci dia un bel trade. Con lo yen andiamo a vedere l'euro yen in H1. Non si è ancora colorato in H1. In H4, invece, si sì, grafico daily dà sicuramente idea di debolezza. Sterla, anche stavamo seguendo grafico daily h4. Questo mi ha stoppato stamattina perché ha fatto una barra rossa in h4. Ho messo lo stop qua sopra a 187,4. Boom, me l'ha andata a prendere. e È tornato Adesso giù metto. la classica caccia. agli stop. Sempre mettere lo stop un po' più in alto eh, sarebbe sì, stato eh. d'accordo. Ha ragione, <ride> veduta sono d'accordo, eh. eh. sono assolutamente d'accordo. E adesso magari si colora di rosso, va giù, un po' di forza. Mi dà, mi dà idea di debolezza questo grafico. Stamattina c'era anche una barra rossa in H4. Eh, anche... Eh sì. Vedi, questa H1 era questa qui. No, eh, era una di queste che si era colorata di rosso stamattina. Dico, adesso scende, invece è andata a fare il retest. Ci è rimasto anche 3-4 ore. Boom, e adesso in un'ora sta tornando giù. Tutto da vedere, tutto da vedere. Ah, sembrava che lo yen stesse vediamo vediamo guardiamolo con calma non tiriamo c'è da seguire lo yen non tiriamo conclusioni affrettate ce l'abbiamo qua stellina yen ok azionari fanno il loro lavoro dao una cinquantina di punti sotto il massimo eh, vedendo un grafico così viene in mente sta scendendo sta scendendo sta crollando no? in realtà uno non, non pensa uno vede una, una barra rossa lo so io il retail entra così. Non vedo una barra che questa sarebbe rossa sì, sì, sui sì, grafici normali. Dice, beh, sta scendendo adesso. Crolla. Adesso crolla, sai quante barre rosse ha fatto qua me? quanti ne ha stoppati. Poi magari è il momento che scende, ma nel frattempo ha fatto pagare pesantemente. Tutti. No, io penso che bisogna aspettare ecco in H15 da una barra rossa. Magari sconta, sconta anche alla grande, non lo so. Io ieri mia mi ha fatto pagare sull'unico giorno dove i treci erano in positivo ora i tre sono pesantemente in rosso non ho trade sugli azionari oggi a scrive, ci sono momenti della giornata in cui mi sembra che gli fx sentano parecchio la ema 200 a 5 minuti ma guarda la ema 200 funziona molti la usano come segnale di entrata resistenza o supporto io no, io invece la uso come una specie di calamita, ovvero i prezzi prima o poi tornano alla media mobile 200. Io non uso la E, uso la SMA, SMA, quindi la Simple Mover Average, ma la media mobile è semplice, però tutto va bene. Sopra, poi, non è, poi non la guardo a 5 minuti, la guardo a un'ora o più alto, però sì, la richiama, la richiama spesso, non è sbagliato. Hai trovato una, una chiave di volta, io la uso come calamita, qualcuno la usa come segnale. Io la uso come una specie di calamita nei miei trade, la guardo spesso, non sempre, ma spesso. Carlo scrive: Short di 53 punti sul Nasdaq. Ben fatto, Carlo, ottimo, da lassù sta pagando un pochino. Berni è entrato short, ok. In bocca al lupo sul DAX. Negromante, è pure vero che siamo retail e non possiamo lavorare come gli istituzionali. Aspieschi, io la uso per la fine dei pullback con accumulazione. Benissimo, grazie per la condivisione. E allora, vediamo come prosegue. Si colora di rosso il Dow, la barra del Dow, ma se rosso sarà, bisogna aspettare la chiusura. Volumi persistenti sull'SP dopo l'apertura. Guardiamolo sui 5 sui 5 da volumi ancora più alti del dato e ancora più alti dell'apertura su questa barra sulla prima barra rossa interessante questo è un segnalino che chi è aggressivo lo può seguire Volumi un po' più alti sul DAO, tutto da vedere. Patilio scrive short sul cable, quindi cerchi un po' di forza sul dollaro. Vediamo. Sono passati già una quarantina di minuti. Voluminamento sull'SP su questa barra che lascia una quindicina di punti, però parte dai massimi forza dello yen. Un'altra finta ne ha fatte tante di finte. Rimangono mi sembra che ci siano acquisti persistenti comunque nello yen negli ultimi giorni, o a meglio, o meglio. Un po' più di acquisti rispetto alle vendite perché rimane comunque molto debole l'abbiamo visto sul dollaro yen andate a cercare prezzi decisamente più bassi 147.5 ma serve ben altro anche lo swiss sta dando un po di forza in orario adesso del new york stock exchange però tutto da vedere tutto da vedere 45 minuti dall'apertura, un po' di movimento sullo yen. Un po' di movimento sullo yen. Andiamo a vedere sterlina yen. Ancora continuano un po' di vendite. Euro yen. Quelli che abbiamo nel mirino, quelli che stiamo seguendo dollaro yen debole 147,5 questo è H1 eh? Questa H1 ragazzi andiamo a vedere il raffronto con lo Swiss dollaro Swiss toccato i minimi euro Swiss anche qua toccato minimi più bassi uh, sterla Swiss e qua ci fermiamo sterla Swiss sta spingendo un po' di più la sterla un po' più debole dell'euro oggi almeno nell'ultima ora non facile la giornata ma non è mai facile sui mercati azionari ragazzi, mercati finanziari Eurosuisse in H4 barra rossa in day one idem questo c'è da tenerlo, sono 48 ore di trade, lo tengo lo tengo e c'è il rischio che lo portiamo anche overnight perché l'idea è quella, sì, dicevi. Allora, Long Nasdaq per John Wick, adesso lo segniamo proprio a questo prezzo qui, vediamo come si comporta. In bocca al lupo. e eh, giustamente, avrei pensato con i trece rendimenti dei trece che scendono. L'unica occasione è Long oggi. Idea di scalping, vediamo un pochettino. Nessun segnale da considerare in H1 Chef alle 4, 4 e un quarto? No, per ora no. Per quelli ora che abbiamo visto? Segnali, sì, quelli che abbiamo visto. C'è qualcuno, ma se segnali già partiti, tipo Australian Japan Yen, ma <coughs> niente di, di nuovo. C'è anche Australian Swiss, ripeto, segnali già partiti. Allora, la cosa migliore è mettere un po' di pazienza perché essere troppo aggressivi si può sbagliare oggi. L'obiettivo è sempre il solito ragazzi, cercare di sopravvivere un'altra giornata di trading e se possibile portare un pochettino di profitto evitando le trappole, collaborando insieme in questa trading room, riusciamo ogni tanto ad evitare insieme qualche trappola, qualcuna me ne accorgo io, qualcuna la indicate voi, qualche trade lo trovo io, qualcuno voi, ma non riusciamo ad allontanare ogni tanto qualche trade in rosso, fa parte del gioco ragazzi, mai demoralizzarsi, L'importante è seguire il proprio trading plan perché andare contro il proprio trading plan oppure prendere dei trade all'ultimo momento solo perché vediamo una barra rossa, una barra verde, trade che non sono nel trading plan, si va incontro a errori più comuni. <coughs> vediamo le vostre condivisioni, long, euro, sterlina, visualizzo e mi scrivo a sterlina, japan, Yen short, ok? Matteo scrive, Eurosuisse può ancora scendere? è eh, una domanda retorica questa Matteo cosa ti posso rispondere? ti posso rispondere che può fare qualsiasi cosa certo che può ancora scendere ora te lo faccio vedere dalla... sul grafico ad alto time frame ovvero al day one dove si trova, viene, qua, viene da questo prezzo qua fine ottobre era addirittura a 1500 punti base più in basso quindi non può, non può tornare qui certo può tornare qui come può andare anche nell'altra direzione io ho preso il trade più probabile short, lo tengo, lo tengo perché ho segnale rosso in grafico daily. Guarda cosa è successo il segnale precedente rosso, segnale ancora precedente rosso. C'è possibilità che lo paghi non solo per un giorno, ma anche per un paio di giorni. Stessa cosa in H4. Seconda barra rossa. Ho fatto anche un prezzo, un, un prezzo minimo rispetto ai primi di novembre, un nuovo minimo, eccetto i primi di novembre potrebbe dare debolezza. L'euro viene da un periodo di forza in particolare contro il dollaro possibile, possibile, probabile io lo tengo in quella direzione sicurezza non esiste mai no? Aspie scrive buy limit su un S&P Giuseppe scrive long Nasdaq per John ok ma io aspetto prossima candela a 5 minuti verde, non è sbagliato ottimo punto di vista mettiamo allora, allora 5 minuti vediamo come questo è 15 mettiamo a 5 giustamente ragazzi trend maestro mi è stato chiesto più di una volta funziona su tutti i time frame anche sul minuto, sui due minuti, sui tre minuti stessa cosa su tutti io naturalmente ognuno trada sui time frame che gli fa piacere io gli azionari riguardo mai al di sotto dei 5 minuti il forex in H1 al massimo in M30 quando mi dà delle conferme però guardo sempre dai time frame alti perché purtroppo quando si va sui time frame bassi qualsiasi strategia perde un pochettino di percentuale di probabilità a favore no? John Wick lo guarda 3 minuti come fa? ragazzi potete anche aprire grafici su minutaggi diversi da quello che offre MetaTether 4 MetaTether 5 ci sono anche dei tutorial eh, se non sbaglio su YouTube che spiegano come fare meglio non aprirne più di uno e John Wick così ha fatto. Ha, un gra ha dei grafici a 3 minuti sui quali controlla i segnali in, pa in, in parallelo sempre con i segnali sui time frame più alti. Sì, anche su metodi del 4, metodi del 5 si possono aprire grafici a time frame più bassi a time frame diversi, tutti a time frame multipli di un minuto. Diciamo così: la base è un minuto. Posso aprirlo a 2, a 3, a 6, a 8. Per farlo non è così automatico, bisogna sapere un attimino come fare, bisogna aprire due finestre, una della, della quotazione a un minuto e una che moltiplica il minuto, sulla quale però non si può tradare, rimane solo come un grafico di, eh, informativo sul quale si possono fare le analisi e scegliere i trade, poi per tradare si va su altri trade su oppure si trada dal portafoglio. E allora, passati i primi 50 minuti, azionari si colorano di rosso sui 5 minuti, possono dare un'idea, ma potrebbe anche essere un'idea sbagliata, perché in realtà l'SP si trova a 15, 15 punti solamente, no scusate, 20 punti solamente dai 5.000, il DAO è tornato indietro a meno di 100 punti, punto interrogativo, cosa farà da adesso? Anche il Russell è tornato un pochettino in vetro, indietro, ma rimane verde sui 15. Poi naturalmente se si va su time frame più bassi da indicazioni diverse. Ok, abbiamo deciso di metterlo sui 15, sui 5. Ma no, teniamo l'SP sui 5, se no sui 5, 15. Sui 5 è veramente furbiante. Almeno 15 minuti. Vediamo come si comporta. Abbiamo i volumi dell'SP sui 5 per vedere l'andamento. oh! oh accelerazione di volumi in vendita. Una reazione anche del dollaro, ecco perché vengono le vendite sugli azionari forse, perché i trecioris sono decisamente, i rendimenti dei trecioris sono decisamente in rosso inferiori a ieri. <coughs> Long dollar Canadian trade da stamattina, ok. Cosa ne pensi? E eh, cosa ne penso? Ieri siamo, è entrato short lunedì lo chef su dollar Canadian, dava debolezza sul grafico daily. Sì, ok. Oggi ha fatto una reazione, però grafico daily rimane in rosso. Potrebbe anche essere una reazione per andare giù, poi dipende. Naturalmente, intraday ci sono tutti i trade che uno vuole. In questo momento, certo, sta recuperando. Penso che non ho nessun trade in questo momento perché il prezzo è. Si trova qui, sì, mi dà un verde. Vogliamo entrare sulla forza del dollaro? Si può anche seguire. L'idea adesso, certo, è di reazione. Però in confronto, l'H4 è un nulla de fatto, barra bianca, e l'HD daily è ancora in rosso, quindi sono divergenze. Entrare sulla barra verde in H1 potrebbe essere un anticipo, potrebbe pagare, ma potrebbe essere un anticipo. Per il momento, sta pagando, quindi tanto di capello. Stai facendo bene. Segui, segui il momentum, segui l'accelerazione. Io farei così quando l'accelerazione sta in una direzione giusta. Se l'accelerazione viene a mancare, a un certo punto si chiude. Euro Swiss vicino ai minimi di giornata, euro yen. Mettiamo così, controlliamo anche lo yen, sta dando qualche idea. Stella Swiss, nuovo minimo di giornata, mi sta veramente gabbando la Stella Swiss allora un po' di forza dello Swiss oggi pomeriggio. Vediamo l'Australian Swiss e il New Zealand Swiss. Mm, L'unico che ha recuperato tutto l'impulso del New Zealand della mattina. Non ha fatto così il Canadian, non ha fatto così il New Zealand Yen e neanche il New Zealand Dollar. New Zealand Swiss più forte di tutti. O meglio lo Swiss. Vediamo lo Swiss Yen. Non questo, questo. Ok, non lo trado quasi mai Swiss Yen perché due valute no risk mi piace abbinare una valuta risk una valuta no risk però il grafico sta dando decisamente interesse di eh, decisamente indicazioni di interesse allora lo lasciamo sull'euro swiss euro yen o la stellina yen lasciamo sull'euro swiss o la stellina yen aperta qui abbiamo il polso dello yen e così abbiamo il polso anche dello Swiss, vediamo se qualcuno, chi si muove per primo, se si muove, un po' di forza dello Swiss, ok, vediamo se prosegue, vediamo se prosegue, voce a voi, vediamo le vostre condivisioni, oggi cambio di trend, scrive visualizzami, eh? Aspie scrive trend maestro, è ponderato con i volumi, allora è ponderato con volatilità e momentum, con i volumi sì, ma sappiamo che su MetaTether 4 e MetaTether 5 non sono i volumi oggettivi dei future, sono indicazione dei volumi, prende anche come riferimento questo dato qui, che è un'indicazione. Questi non sono, se vediamo qua 151, non sono i volumi dei contratti generati, sono solo un'indicazione. È ponderato, praticamente questo è un altro indicatore di momentum, i volumi sul MetaTether 4, mentre sui future sono i volumi reali, e io li guardo sempre, su MetaTether non abbiamo il dato oggettivo quindi abbiamo questa indicazione da dove li prende metà trader i volumi li prende dalla dall'ampiezza dall delle barre precedenti non sono esattamente i volumi oggettivi comunque prende come riferimento questo quindi l'esplosione di volatilità e momentum in generale ok negromante scrive sono ancora short da questa mattina su euro dollaro da 1.099 è aggiunto un altro bene Ottimo trade grazie per la condivisione. E allora l'ora è passata alle 16:30. Chissà se. Ha, tanto Sta spingendo sia lo Swiss che lo yen. Euro yen. Euro Swiss. Minimo di giornata. Euro yen. Non proprio. Non proprio. Sterlina Swiss. Sterlina yen. Si può dire un baffan dollaro per la sterlina Swiss. Che mi ha gabbato una volta questa settimana la direzione perché perché ragazzi sul grafico daily la direzione l'idea che mi dava era debolezza poi mi ha stoppato l'altro giorno adesso da barre verdi magari da qua su riparte questo è un bellissimo un'altra sfida la media mobile 200 che è rifiutato da mesi magari riparte con forza però mi ha gabbato e ragazzi il forex ma anche tutti gli, tutti gli altri Asset sono così, uno fa l'analisi, poi deve avere la pazienza di attendere se il trade viene confermato oppure esce fuori dalla logica, prende lo stop perché l'analisi si può fare, ma il momentum, l'accelerazione la, non dipende da noi. In questo ci aiuta un pochettino tra il Maestro perché ci indica proprio la partenza. Quindi se facciamo l'analisi sui time framati, Trend Maestro ci indica proprio... La partenza dei volumi è spesso è un momento giusto per entrare. Non ha sbagliato qua sull'indicazione prima barra rossa di andare short. Non ha sbagliato neanche qui. Barra enorme, qua lo so. Tanti traders con una barra così grande entrano subito short, no? Cont contro. E invece andando a favore, dopo un po' continua a pagare, paga. Sì, ok. Poi qua la volatilità si restringe, vai laterale, quindi mi dà una barra verde che non paga, una barra rossa che non paga, meglio rimanere nel trade. Barra verde la paga, chissà. Che adesso non paghi anche questa, bene, questa barra rossa. Sterla Swiss è sempre un grafico, è, è spesso un grafico che si muove molto bene, che fa delle oscillazioni interessanti, va seguito come la sterla yen, che in questo momento invece indicazioni, segnali non ne dà. Anche qui sarei, anche io, acquirente dello yen. H4 da una prima barretta rossa come fai a fidarti di una barretta rossa che esce in H4 non esce in H1 Long Nasdaq per Giuseppe in bocca al lupo ragazzi ci sta alle 4.30 a fare delle selezioni prendere trade o continuare i propri trade perché di solito dopo un'ora dall'apertura dall sappiamo finisce il momento di oscillazione dei prezzi e magari prende una direzione un po' più decisa e validano, quindi pagano o invalidano le nostre idee di trade. Kevin scrive Euro-Dollari in H1, sì Kevin, H1 eccolo qua. Prima barra rossa, eh, l'idea ci sta anche, anche perché è arrivata agli 1,10 e sta scontando un pochino. qua ha messo anche un bel 1,23 ad h1, lo sta pagando in questo momento, ci può stare. Ci può stare. Il problema, qual è, che se lo andiamo a vedere sui time frame più alti ad h4, non mi dà nessuna idea di debolezza, rimane troppo vicino all'1,10 in the one, addirittura tutte barre verdi. Guarda anche qua sul dollaro, che tra l'altro il dollaro non ha avuto particolari oscillazioni, però guarda anche sul grafico daily che Betred che ha pagato, no? con un po' di pazienza, eh, boom, 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 boom. prima il rosso, l'ha portato da 1,10 a 1,05, ha anche indicato al momento di uscita con le barre bianche, barre grigie o al massimo con i pallini, uno usciva qua a 1,5, da qua verde, non la prima barra, la seconda, la terza, quello che uno vuole, da 1,6. A 1 e 10. multi-day l'avresti preso sia in short che in long? -term. Eh sì, anche se l'avessi preso precedentemente, magari sulla prima barra, poi è tornata indietro, ma mi ha dato mille occasioni di chiudere in profitto. No, è... non è sbagliato, non è sbagliato tradare su grafici daily, ragazzi, ma anche con quello bisogna avere un minimo di analisi, di intenzione, un trading plan e attendere i segnali. Non puoi semplicemente... Seguire i prezzi che reagiscono su una media mobile o seguire in maniera alla cieca la, la prima barra verde o la prima barra rossa serve comunque un piccolo trading plan, però aiuta tantissimo. È vero, torniamo in H1 sull'euro-dollaro. Ero scrive bias long su so Nasdaq anche per me. Ma non a questi prezzi. A mio avviso, può scendere ancora e prendere i minimi asiatici. Bene, grazie per il tuo punto di vista. Volumi che iniziano. Sembrerebbe a scendere sull'SP. E abbiamo oggi la, come dire, la ghigliottina per gli shorter di questi tre che perdono ancora rendimento denaro che esce dai tre mentre invece nel forex oscillazioni torna un po' sulla stellina yen, euro yen allora vediamo un po' lo swiss stellina swiss euro swiss euro swiss lo segui in h4 in h1 allora chef quando si prende un trade sul grafico daily no? in generale non solo con trend messa ma in generale lo puoi aprire sul grafico daily sulla prima barra rossa e poi per chiuderlo, puoi sia chiudere sulla, sulle, guardando sul grafico Deli, oppure se vuoi andare un po' più velocemente, non andare in H1, ma vai in H4. Guarda l'H4 anche come, come si muove bene. Barra rossa, segui le palline. Boom, boom, boom. chiudi qua sui minimi delle palline. No, quando sì. incrocia le palline. Sì, sì, sì. Poi vai long qui con i test. Qui dove ti pare, bum 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 puoi chiudere qui. hai tante possibilità di chiusura. Adesso io seguo la barra rossa. In H4 bisognerebbe avere la pace mentale per andare a chiudere con i suoi tempi e questo se prende forza lo Yen è un credit che potrebbe cioè, sì, pagare sì, sì. tanto. No? Diciamo che la chiusura per fare la chiusura guardare in H4 magari è meno rischioso che guardare in H1 che magari ti dà... Beh se l'hai aperto in grafico daily cioè. non è che uno non può aprire i grafici su un H1 certo. e poi andare a chiudere su certo. 5 certo. e poi gestire su 5 certo. minuti. Se lo apri su un time frame, di solito lo devi gestire su quei time frame. Sì, sì, sì. Se vuoi velocizzare, anticipare, perché cerchi di uscire in profitto, cerchi di non rischiare meno, diciamo, rischiare meno di non soffrire qualche giorno in più per portare a casa poco di più o anche poco di meno, perché alla fine no. succede così, no? Magari se lo tieni una settimana, non è detto che guadagni più del primo o del secondo giorno, no. può essere che soffri di più e alla fine ti devi accontentare di qualcosa di meno. Comunque. Quando apri su un time frame, di solito devi seguire quel time frame. Se vuoi anticipare un pochino, invece di andare a cercare sui 5 minuti o sui 15, se hai aperto sul grafico daily, è da paz, passa a un time frame più basso, 1, l'H4. Dal daily all'H4, se apri in H4, l'H1. Se apri in H1, lo puoi anche cioè, gestire cioè, sull'M30, 30. ma non due, due time cioè, sì, frame sì, più sì, bassi. Sì. Questa è un'altra un regola. Abbastanza, abbastanza importante perché sennò uno poi si trova ad aprire i trade sui time frame più alti, li va a gestire su quelli troppo bassi, lo chiudi subito. Si, sì, prendi due lire. subito un impulso. Se magari o prendi eh. due lire, o perdi due lire, chiudi il trade hai perso tutta l'analisi, tutto quello che hai fatto. Poi magari si muove nella tua direzione, rimani, rimani sia sei chiuso in positivo che in negativo un pugno di mosche. Ora non voglio dire che l'euro yen, l'euro swiss paga, però nella direzione del mio trade è l'unico trade sul quale sono. Posso pure tentare di portarmelo overnight come hai fatto tu col dollaro canadese. 90 sì, sì. pip, visto anche che ecco qua stellina yen, dollaro yen, Dollar -yen. non sta dando forza lo yen oggi. Sì, sì, sì. Potrebbe, vedi, andiamo a vedere sul sul currency strength, un pochettino di forza sullo swiss, questo marrone qui. Potrebbe anche continuare, potrebbe anche essere la giornata, la nottata, domani la giornata dello Swiss, perché no? Andiamo a vedere sul grafico, questo è il grafico annuale, vediamo su quello mensile da ottobre, in realtà lo Swiss non è debole, non è il più debole di tutti, è, è ah. stato tra i più forti i primi, primi di ottobre, poi nelle ultime due settimane è stato vicino allo zero, quindi lo vedi, non è che è sotto lo zero, sotto lo zero c'è lo yen, il canadese, Dollar. il dollaro sopra lo zero ma di poco quindi può essere anche forte se lo vediamo sul grafico canale, lo swiss è tutto tranne che debole dal 2023 guarda dove si trova si trova qua su insieme alla sterla, sì, insieme alla sterla. più forte di tutti no? qua abbiamo sotto l'euro qua abbiamo gli americani dollaro e canindia sì, sì. vedi come si vedono le correlazioni sì, sì. euro con la sterlina molto vicini sì, sì. gli americani sì, sì. molto vicini questi che sono gli australi australia e sì, new zealand molto vicini e certo, poi lo yen è un veramente. discorso a parte, guarda gli australiani. Australi Vedete anche da dove si vede una conferma delle correlazioni? No? Sono valute confinanti eh, praticamente, eh, eh. anche gli americani: dollaro e canadian, anche gli europei, euro, sterla si allontanano, sì, ma non di tanto. E lo, e lo Swiss è forte in questo momento, nelle ultime settimane. A mio avviso, la debolezza dello Swiss è un'opportunità, è un'opportunità perché sì, lo Swiss sì. è... Rimane la valuta più, più cercata, a mio avviso. Insieme allo Yen, lo Yen in questo momento... Tra l'altro lo Swiss ha un tasso di interesse all'1,75 mentre lo Yen è meno 0,10 quindi è logico che se voglio tenere un po' di risparmi lo Swiss mi paga di più potrebbe anche attirare più domanda Con i tempi suoi, il timing non è di nostro... Se diciamo che è un'occasione adesso che è sceso. Eh, può, è essere può, può essere un'occasione. esatto, sempre col condizionale... Lo guardo con molta attenzione, sì, lo guardo con molta attenzione, potrebbe essere una buona occasione. Attilio scrive, TF sono un'invenzione abbastanza moderna, sì è vero, l'abbiamo detto in maniera abbastanza estesa, sono d'accordo, assolutamente sì. Fino agli anni 90 si trattava solo sui grafici daily, si guardavano, poi sì, si faceva anche il trading intraday, ma ti basavi sui grafici daily, si sbagliava di meno sull'azionario i Sono un'invenzione dei computer dall'era dei computer prima non esisteva nulla, figurati fino a time frame, a 5 minuti a 15 minuti, ragazzi. Tanto di cappello per chi li segue, ma più a bassi time frame, più è difficile identificare veramente un gioco cosa sta facendo. Eh, cioè, eh. Assolutamente sì. E come l'estrazione, quella là, ogni minuto, no? Sai che c'è un'estrazione nuova, no. da diversi no. anni, ogni minuto c'è un'estrazione. E la madonna. Anziché su 90, mi sembra che anche su numeri più bassi, cioè tipo su 51 a 50, e ogni minuto c'è un'estrazione. Perché quello ti porta a, a, giocare, a di più. giocare di più. Perché quello è il discorso, tu sei sempre attaccato là vicino ai grafici, tutti questi colori, tutti questi suoni, sti... l'adrenalina. Cioè, Tradare su M5, M1, M15, cioè significa che ogni in pochi minuti hai tante oscillazioni. No, è quello che, vorrebbe... è quello che vorrebbero loro. Più operazioni apri, ah, giusto loro eh, Che loro il... spread e quello per... che controlla il gioco. Ovviamente eh, eh. più giochi, più loro hanno possibilità di. Ah, certo, più sei attaccato. Là, più ti ne voglio, più... più provi a fare qualcosa. Più perdi praticamente perché alla fine il banco vince sempre, no? Alla lunga il banco vince eh, sempre, diciamo che facciamo noi il banco. Eh, questa è un'ottima un deduzione. Una volta si diceva che quello che guadagna veramente sul mercato è il broker, eh, oddio, adesso ne siamo so assolutamente quanto... d'accordo. però oggi forse guadagnano ancora di più le prop firm che vendono il sogno della, del finanziamento. Sì, poi la stiamo facendo anche noi, quindi non è che. Siamo completamente contrari, però eh, guadagnano tanto, guadagnano tanto e sono dei costi sul mercato. Diceva. C'era uno che diceva: il vero giocatore d'azzardo è quello che controlla il gioco, eh. e questo è colui che il ha inventato il, gioco. In casi, inventato il gioco d'azzardo in America. <ride> sì, che ha aperto le città del gioco d'azzardo, a Atlantic City. Eh, Las Vegas. A, voleva fare Cuba, quello che si vede anche nei film del padrino. Che vogliono sì, fare? Sì, sì. Adesso stanno facendo Dubai. Ah, Dubai, se, gioco d'azzardo? Era caso. vietato? Sì, eh, adesso appena stanno aprendo un grandissimo casino, uno dei più grandi. Ah, Non lo sapevo questa. Iniziamo con appartamenti all'interno. Sì, 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 Dubai. Sono riusciti ah. a far aprire un casino ah, eh, no. a Dubai. Pensa a te, che roba! Come mia nonna diceva sempre, i soldi fanno venire pure la vista ai ciechi, <ride> eh, quindi no, là non esiste più poi religione. <ride> Già Però, erano sì, abbastanza senza... lassisti sull'alcol, eh, sull eh, sull poi su altre invece... cose del divertimento, adesso pure il casino. Questo questa è di... forte. Adesso che hanno fatto cose che avevano fatto, i mondiali, gli europei, non so, i mondiali che avevano fatto là, comunque per l'alcol hanno fatto delle zone dove sì, tu vai in questo, questo mega capannone e là all'interno tu puoi bere, perché ovviamente ci sono anche so, gli europei. I cristiani sì, insomma, no, a, Dubai, beve, quindi a Dubai, farli andare, a Dubai eh, puoi eh, bere senza problema basta che sei nei locali chiusi, chiusi sì, sì, per esempio sì, sì, all'aperto sì, sì. se esci con una bottiglia di birra all'aperto non, non è ammissibile certo. non so, poi non bello. so se ti fermano o ti mettono dentro non so che succede però non puoi bere all'aperto solo in alcune zone no questo è il casino non lo sapevo interessante eh sì, sì, un casino eh, che è anche una cosa mega, mega galattica stile Dubai insomma mm -hmm. Visualizza e mi scrive come va Chef sui nuovi trade e eh, oggi ne ha chiuso uno molto bene, l'ha spiegato in apertura da sul suo punto di vista sui trade. Che okay, mi scrive, tradare in H4 è corretto oppure consigliabile tagare in day one? Guarda, eh, è meglio sempre basarsi in day one, almeno questo è quello che faccio io, poi ognuno segue la sua strategia. Io mi baso sempre sul day one e poi da lì vado a cercare semmai punti di riferimento sui time frame più bassi conosco molti trader che invece si basano tutto sull'H4, mi dicono mi dicono, ma sono d'accordo perché lo, lo, che in H, quando tradano in H4 evitano completamente la speculazione. Voi direte: beh, che, che assurdità! In realtà non è sbagliato. Ora vi faccio vedere se io prendo in H4 l'euro-dollaro, no? No, prendiamo per esempio la stellina Yen che mi ha preso lo stop prima. No, se io la prendo in H4 se trado in H4, cosa vuol dire io? Che devo sì entrare in h4 ma devo anche mettere lo stop in h4 basandomi sull'h4 come se questo fosse un grafico non lo so a che time frame eh, tra date di solito 15 30 un'ora io invece trado ad h4 prendo di riferimento le barre quindi ogni chiusura di barra vado a vedere il grafico ogni 4 ore allora cosa faccio entro qua sulla prima barra rossa bene lo stop dov dov dovrei metterlo secondo le regole dell'analisi tecnica dovrei metterlo sopra al massimo della barra in realtà lo metto un po più distante di sicurezza oppure lo metto sopra il massimo precedente dell'altra barra o sopra questo massimo qui dove l'ho segnato adesso quindi aumento anche lo stop e quindi diminuisco la speculazione tra l'altro in H4 se vedete è molto regolare non ci va a fare caccia agli stop in H4 ce la fa sui 15 minuti o sui M30 la caccia agli stop guardate segnale rosso boom caccia agli stop dove ho preso anche me e poi magari va nella direzione giusta quindi è vero, in H4 si evita la speculazione. Diciamolo così, ok? Diciamolo così. Infatti, se prendiamo qualsiasi grafico del forex, ad esempio abbiamo visto prima anche l'euro-dollaro, in H4 è decisamente regolare. Se io seguo il trade in H4 e lo chiudo in H4, difficilmente, intanto non sbaglio il trend e non sbaglio direzione, e poi difficilmente prendo un abbaglio, uno stop, perché guardate barra rossa qua l'ha pagata bene, altra barra rossa l'ha pagata comunque ho fatto 4, 5, 6 barre quanto lo voglio tenere? barra verde l'ha pagata penso. barra rossa l'ha pagata barra verde la paga barra rossa ok qua magari la paga poco però 2, 3, 4 barre il rosso ci va barra verde la paga barra verde la paga barra verde la paga barra verde la paga qual è il miglior time frame per tradare? ragazzi l'H4 sono d'accordo solo che tradare in H4 devi gestirlo in H4 quindi stop sulle barre in H4 e, e, price, e target sulle barre in H4 quindi automaticamente stai tradando quasi sicuramente in multiday perché non chiudi entro i 15 minuti l'ora e due a noi ci hanno insegnato o ci vogliono insegnare a tradare con, con, con aggressività ovvero aprire il trade una due barre a 15 minuti chiuderlo questo è quello che ci insegnano i broker, perché ci guadagnano, ma non è così che si fa trading, ragazzi. Io sono un trader attivo da vent'anni e più sui mercati, eppure faccio due, tre, quattro trade al giorno, non di più. Attendo, aspetto, guardo, cerco di prendere i trade più convenienti. Se ce ne fossero venti da fare, li farei, mi piacerebbe, mi divertirei anche di più io, però se uno vuole essere profittevole la storia è leggermente diversa, no? Dubai non è in Qatar, ah davvero? Ah, grazie, questo è forte. Non abbiamo mai detto che Dubai è in Qatar. Qatar ci sono stati mondiali, Dubai, ma tu sei sicuro che il casino è a Dubai sì, o sì, in Qatar? Sì, sì. A Dubai. No, no, no Dubai, Dubai. Perché il Qatar è dove ci sono stati mondiali, e tra l'altro il Qatar è dove ci sono stati sì, adesso i sì, negoziati tra Israele e Palestina, sì, 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 perché sì. il Qatar in maniera sommessa è un finanziatore no, no, no. Dei, degli, degli estremisti, del, del terrorismo da sempre, no? no 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 è Dubai perché ho un mio, un mio amico che come si chiama fa real estate giusto sì. ed è lì a Dubai e lui propone queste vendite este, poi in Qatar si sì, Doha so, insomma ma no è a Dubai ok a Dubai invece l'alcol è vietato negli spazi aperti non puoi andare in giro con la bottiglia di birra invece okay. negli hotel no, nei. nei arabi è confermato l'apertura nel 2026 del primo casino che farà parte del resort. Steve Wynn Steve a Casino a Las Vegas ah. e a, a Macao, ai casinò ah, ecco più qua. belli. Qualche nel anno 2026. fa... 2026. Wow. Ci sarà. Steve Wynn, grande amico di Frank Sinatra Steve Wynn 18,5 m... Se è ancora vivo. Okay. 18.000 m2. Al mondo quasi doppi di quella della proprietà eh, di quella di Las Vegas ce n'è due a eh. Las Vegas Steve win ce n'è due a Las Vegas, non uno Kevin che cosa intendi per no. speculazione? speculazione è la caccia agli stop lo stop hunting le oscillazioni un po' incontrollabili che ci sono in certi momenti i prezzi che vanno contro il tuo trade anche se l'analisi tecnica va da quella parte in H4 se ne, se ne risolve parecchia se ne risolve parecchia Secondo te, per aprire un trade, bisogna almeno aspettare la seconda barra rossa oppure basta anche una sola? Basta anche una sola eh, su, su, su Trend Maestro. Si può seguire tranquillamente la prima barra oppure, come facciamo noi spesso, appunto in retest mettiamo l'ordine a metà della prima barra. Dopo il segnale, 5 su 10 te le va a prendere ed è un'entrata migliore. Uno stop più basso fai meno trade ma ne fai meglio questo non solo contro il maestro ma in generale quando si ha un segnale di analisi tecnica un breakout o un nuovo massimo per entrare long non è sbagliato mettere l'entrata sul retest perché chance sono che 5 su 10 te lo va a ritestare ecco anche questa che è speculazione i retest dopo il segnale sono... è una mossa che fanno molto spesso gli istituzionali per andare a prendere chi entra sul massimo mette lo stop sul minimo della barra, gli prendono lo stop e poi si muove nella direzione giusta. 5 su 10 fa così, ragazzi, se non 6 su 10. Allora, intanto, tra un casino e una bevuta, siamo arrivati è alle cammelli. 5... È un, è un cammello. Siamo arrivati quasi alle 5. Sai qual è il paese che ha più cammelli? Più cammelli? Non lo sa so nessuno. Mm. Eh? No l'Australia tra l'altro i cammelli non sono nativi sono stati importati però poi siccome l'Australia al contrario degli altri paesi il centro è tutto deserto ed è assolutamente eh, almeno così sapevo e poi non vorrei sbagliarmi cioè che è il paese che ne più è assolutamente mh, arido e, non, e quindi i cammelli eh, pian pianeggianti hanno trovato un ambiente ah, ideale per stare da soli bello. e si sono moltiplicati e... e non sono neanche nativi forte eh Riccardo scrive, John Wick è long or short? Ora ce lo dice. Sei long o short? Su, NASDAQ, su, NASDAQ. su quello che sei, che posizioni hai. Long su Nasdaq in questo momento? Entrata a che prezzo? Più o meno questo, no? Quello che sta facendo adesso. Sì. Prendono liquidità esterna e poi interna. Esatto. Molto spesso fanno questo. Kevin scrive, vedo che tutti che metti tutti i grafici in HU. Vedo che metti tutti i grafici in H1. Che metti... Sì, il, il Forex lo seguo in H1 e da lì il minimo del segno. Qualche volta passo ad M30, ma in generale in H1, mentre invece gli azionari in M15 non più bassi per avere delle indicazioni. Poi, invece, i grafici che uso come indicatori, come indica... il Dollar Index, lo guardo ad H4 perché non ha senso guardarlo all'interno della giornata in H1. E poi naturalmente quando vado a cercare un trade come avete visto faccio sempre la stessa cosa parto dai time frame alti e poi scendo adesso c'è sterlina canadien in h1 che da ancora di nuovo barre verdi segnale ancora di, di forza di... Sì, sì. nuovo massimo sterlina canadien e qua dà anche segnale di forza ah, inutile sì. ci dice in h1 facciamo il contrario partiamo dall'h1 e andiamo sopra in h1 ci dice sì sui massimi ma non ti mettere in testa di shortare no. perché è tutto verde in h4 ancora invece pure acquisto. guardate l'h4 come dei... più lineare è eh? da notare queste cose eh? barre verdi barre rosse non è male l'h4 per trattare contro il maestro day del... one ancora di eh, più sì. eh? ecco, questo è il grafico che piace a me <ride> Nel senso, per il mio modo, che, che ho scelto eh sul grafico, senso, dei eh, prendi cioè, un nah, bello shot, qua qua eh, capisci? Prendi per un bello, dico, qua no, non che sembro più. cioè che cavolo, io sono più forte degli altri, però non so, eh, li vedo più lineari. Sembrava più non facile perché facile non esiste però sembra più fattibile certo eh, cioè, per me magari eh, non so io lo vedo così no tu che hai deciso di tradare in daily eh, devi cercare grafici così diciamo eh, no? si sì, apre una posizione allora come... tu devi sapere che ci sono certe coppie che questi grafici così non li fanno praticamente mai certo altre io non che le invece trado. le sanno eh, me... eh, io tu le trado <ride> giustamente <ride> cioè Sterlina Canegna guarda qua lo apri, apri la posizione l'11 settembre la chiudi al 29 settembre senza neanche aspettare che ne so, ancora una, una basta vendere sulla prima, rossa, prima barra rossa, comprare sulla ah. prima barra verde e porti il mese a casa, dai. Compri anche alla terza alla barra rossa, insomma. quindi qua la prima barra bianca 29 settembre, dopo quindi dopo quasi 20, sì, 15 giorni, insomma, quello che è. Apri alla prima barra verde, magari non alla primissima perché poi ci sono ancora barre grigie, però anche qui 27 ottobre, oh, fino al 20 fino a oggi, praticamente. Ok, magari è difficile stare un mese su un trade, su, su un trade, ok, ma se eh, ti porta al guadagno eh, e se tu non hai da concentrare le energie su altri eh, trade, su altri, magari e, e te lo vai a guardare, tu pensa, te lo pensa, anche se ne avevi aperti tre di questi tre, non dico in contemporanea, ma all'interno del mese. Sì, gesti, basta uno. No, eh. ma basta uno che ti va bene. Bam, gli bam. altri anche se ti fanno alla fine le stop che ti prendono una giornata, due giornate di stop. Ok, perdi una giornata qua, perdi un'altra giornata per il secondo stop, e l'altro prendi tutto il profitto, no? Eh. Basta ecco la percentuale è quella. Allora, l'idea è giusta, chef. Però devi cercare le coppie che hanno cioè, tendenza a muoversi, muoversi così, così, no? Sì, se, certo. Come le trovi? È facile, se tu li metti sul daily, stringi il grafico, eh, te, le vedi. te le vedi quelle che hanno eh, una. Guarda, ho io. è sì. logico che la sterlina <ride> la sterlina quasi con tutti, si muove così. Quali sono le altre che hanno possibilità eh. di muoversi così? Ma ah, io non so, guardo anche New Zealand, New, New Zealand, Zealand nero per esempio. Esatto, no, New Zealand con tutto. Eh, vedo, sì, infatti, vedo New, New Zealand un po' con tutto. New Zealand con tutto, sterlina con tutto e yen con tutto. Se tu tradi solo queste tre, eh, le puoi... Le, certo. Euro e dollaro un po' meno, l'euro sì abbastanza, anche il, pardon, anche il dollaro sì. Per esempio anche lo yen, no? Vai a vedere lo yen, che cosa abbiamo? Stellina Canaria, perché non stellina yen? Se tu stringi, sì, ok, in questo momento è così, ma guarda che cosa ti ha la strina nel 2023. Strina sì, nel sì, 2023. Eh, certo, poi non è che devi per forza aprire te tutti i giorni, com'è il discorso? Non tradare e tradare, giusto? Esatto, in meglio modo. non tradare, no, non, non tradare guadagni Per di forza più. devi. Ecco, io stamattina ho chiuso, può darsi che magari fino a venerdì non apro nessuna posizione, magari ne apro uno lunedì. Eh, cioè non, non so anche quello è guadagnare cioè il non perdere comunque credo che sia un guadagno poi ripeto ognuno ci fa c'è cioè, chi lo intende come un lavoro che deve portarsi a casa tot mila euro per forza perché ha spese oh, c'è cioè, chi come me magari già lavora lo fa diciamo tra virgolette molto tra virgolette per hobby anche se per hobby è brutto da dire perché chiedo che lo fa per hobby cioè, lo fa per fare i soldi e quindi non so ecco questo è il mio, il mio modo di vedere e il trading insomma, assolutamente cioè, condivisibile. Se, mese, magari... se cerchi se cerchi i grafici su quelle valute là, hai molte più possibilità perché a volte qualcuno magari dice: Oh, c'è un segnale su euro sterlina. Invece, l'euro sterlina è un grafico che è molto spesso si sì, recentemente è meno. Laterale. laterale, anche dollar canadian con eh. i suoi tempi, però alla fine vedi com'è e l'altro qual è? Australia New Zealand. L'abbiamo visto, ah, sono sì. collegati. Guarda orizzontale. Ah, però no, anche sin qua, eh, sinceramente, no? se io devo fare. Anche qua c'è qualche sì, trade, eh, qualche. Eh, eh. diciamo. Beh, un però po tu pensa eh, adesso c'è perché... il cambio, se cambia veramente lo yen. Pensa come può partire Stellina yen, euro yen. Tutti i grafici con lo yen, New Zealand Yen, perché no? Il New Zealand Yen il New Zealand è un altro grafico molto movimentato. Guarda che bello in, in ah, Day sì. One, eppure si sta. Si, si è mosso poco. Se lo vediamo, da, guarda qualche roba. Dal 2020 ad oggi, guarda che direzione, da 63 a 90, non lo so, assolutamente. Sì, sì, ma come... anche se devo aprire sempre, gli trade, sulle, sempre sulle stesse coppie. perché cioè, no? Ma che problema c'è? Ma... Il risultato, qual è? Quello di fare soldi. Giusto? Ci sono for, for, il Quindi... eh, forex trader che tradano solo euro dollaro, eh. altri che tradano solo dollaro yen. A te piace dollaro yen. Io vedo eh. che tu sei sempre sullo yen perché comunque muove storicamente, il mercato, yen, storicamente, storicamente, sì. storicamente, ok, ma... non, si, non si ferma mai lo non chiami, si ferma mai, eh, quindi vedi uno è fissato su... poi non so, secondo me è anche una strategia, è la sua strategia e ce l'hanno chiunque fa questo tipo di lavoro, anche chi per professione sì, certo. fa il pokerist, cioè chi gioca a poker per esempio è così, ha la sua strategia è innegabile che tutti eh, i trader no, hanno beh, un asset favorito, oh, uno o due okay. asset favoriti, quindi tu trovi il tuo, fai ogni sui quali si trovano meglio? Il tuo trading plane lo segui, punto. Basta. Quando okay. ci sono i tre ci sono le giornate in cui perdi, a ah, me, ci sono altre giornate in cui assolutamente d'accordo. Però non so, sembra che eh, non so, anche se apri delle posizioni e perdi, ma non sei così fulminato che devi aprire, chiudere, fare, time frame a 15 a 5-3. a 3. Poi ripeto, non è una critica a nessuno. Eh. È il mio modo di ecco. Tipo lui trada a M1, M3, M5. Ed è magari, non so, è giovane a vent'anni. però eh, non so, io lo vedo diversamente. È abituato a quei videogiochi. È abituato, magari. Che ne so, lui lo fa perché so, sono i suoi tempi. Certo, lui certo. dura in M... non, mi <ride> sento, non mi sento neanche di, di criticare questo. Certo. Eh, perché... No, ma infatti per questo è ognuno ha il suo stile, eh? certo. ogni trader deve trovare il suo stile. Vedete, tutti usiamo trend maestro qui per noi, uno standard, lo uso anche io come analisi. però abbiamo tre trade diversi: John Wick, eh, eh, lo vediamo, chef vediamo. e io, eh è importante, eh, importante è è arrivare. Al risultato. portare la pelle a casa prima poi dopo si guadagna <ride> vediamo le vostre condivisioni che vi scrive a ah, sono da quello che ho capito apri 3 in h4 e poi li chiudi in h1 si sì, in realtà non è proprio così io guardo parto uh, faccio l'analisi dal grafico daily e poi vado a cercare conferme sull'h4 e sull'h1 per aprire se dovessi scegliere una solo, un solo time frame sul quale lavorare per fare analisi, aprire i trader, probabilmente sceglierei l'H4 che è la via di mezzo però parto sempre dal daily, tanti vedo che dicono guardano il weekly, guardano il mensile però ragazzi chi ha studiato analisi tecnica parte sempre e solo sul daily il weekly e il mensile anche quello è un prodotto come i time frame bassi dell'epoca dei computer prima non c'era, non si guardavano i grafici weekly quindi il mio punto di riferimento è il daily. E poi, se mai vado a cercare segnali, una volta che ho il mio trading plan sul daily, vado a cercare i segnali sui time frame più bassi. Giuseppe scrive: Sono uscito dal long dance stack con pochi punti. La vedo dura. Ok, vediamo. Spie scrive: Ma col trend maestro, sposti l'SL sotto il minimo o massimo? Ultima barra dipende. Spie, non lo metto sempre allo stesso punto. Lo stop loss lo metto sempre ad un po' più di distanza. Di quello che è l'ultimo massimo, l'ultimo minimo, lo metto sempre un po' di più per evitare, per cercare di evitare eh, la caccia agli stop. Errore stamattina, invece l'ho messo poco sopra la stellina ieri, me l'ha preso alla grande. In generale lo metto un po' più distante da quello che dice l'analisi tecnica tradizionale, no? Con il seno di poi sono tutti milionari, esatto, noi facciamo trading dal vivo. Invece, eh, vi facciamo vedere i trade che facciamo, li condividiamo insieme dal vivo, quindi non rientriamo in quella categoria a dice DAX. sì tutto si sta muovendo, ma mi sembra che l'impulso sia rientrato, sia molto più lento adesso. Hai posizioni aperte su Dollar cad No, io no, ho preso un bello short dollar cad però mi sono accontentato di poco quando no la settimana scorsa me lo ricordavo ma era la settimana scorsa venerdì l'ho portato a casa poco no tanta pip buono però in questo momento no nessun trade aperto dollar cad stavo cercando lo swiss l'unico trade che ho aperto adesso è euro swiss vediamo come va tra l'altro Vediamo in H4 Euro Swiss. Ok, minimo di giornata. Va bene, lo teniamo. Questo mi sa che lo porta avanti. Questo mi sa che, visto che mi ha dato il segnale, vedi, scelgo, mi ha dato il sì. segnale che aspettavo da tempo, proprio H4 sulla trend line. Ha deteriorato. Momento un positivo: deteriorato. Boom, prima barra rossa. Sembrerebbe che oggi la conferma. Sì. Allora me lo, lo, lo tengo: lo tengo perché, guarda come si comporta l'Euro Swiss, va sempre giù, no? Uh -huh. parte da un lower low, ci sta non dico che va a fare un altro minimo che l'obiettivo è un altro minimo ma quantomeno una metà di questa salita in 2, 3, 4 giorni potrebbe pagarla o almeno è possibile, allora me lo vado a gestire in H4, H4. siamo all'inizio all della terza barra rossa e lo tengo, lo posso chiudere la prima barra bianca, quando mi va a sfidare i pallini, uh -huh. i pallini da qua scenderanno così e me lo tengo Si sì, costa un pochino overnight, però se paga, paga bene perché d'altronde oggi i movimenti sono così i movimenti decisi i trend nuovi sono così limitati che quando, quando ti capitano li devi, li devi seguire se li chiudi magari almeno uh, ora non è che lo voglio tenere per due settimane però mi servono un paio di giorni di bell'impulso forte voglio vedere un paio di belle barre grandi allora lo chiudo perché poi dopo le barre grandi sai che c'è può essere una, un retest eccetera quindi un bel impulso questa è la chiusura da scalper quella è la definizione di Scalper, colui che prende vantaggio del primo impulso, ovvero della prima, della prima accelerazione, della prima, <coughs> delle prime barre, e poi chiude disinteressandosi di quello che succede dopo. Questa è la definizione di Scalper. Che mi scrive, ma scusa, non tutti i segnali fanno un ritest da quando viene fuori la prima barra rossa, no? Dice sì, barra rossa o verde? Non tutti, l'ho detto. Ma in media 5, 6 su 10 lo fanno. Se vai a vedere quasi tutti i trade che apri, al di là di trade maestro, ma anche con le tue strategie, che possono essere bande di Bollinger, eh, massimi, minimi, eh, resistenze, supporti, quello che ti pare, molto spesso, almeno la metà, ragazzi, ditemi se non è così, almeno la metà non partono mai in verde. Hanno qualche ora, un'ora, due ore, dipende da time frame, che rimangono in rosso. Perché? Perché vanno a fare o ritesto o, o, o anche se non vogliamo chiamare ritesto una piccola, una piccola correzione del prezzo poi a volte vanno nella direzione giusta quindi io dico semplicemente che se uno invece di, di mettere l'ordine quando c'è il segnale ma anche con il maestro diciamo sì. prendiamo tutti i segnali in H1 tutti i segnali che ci piacciono tre so in plani in H1 però invece di mettere l'ordine sulla prima barra rossa lo apriamo sulla barra rossa lo mettiamo a metà della barra rossa se torna indietro lo prendiamo avremo sicuramente Meno trade, magari 5 su 10, però sicuramente più profittevoli perché prendiamo, perché lo fanno quasi tutti, lo fanno in molti. È un altro modo di selezionare i trade. No? Selezioni il 50% dei trade, più convenienti, non solo più convenienti per il trade, ma anche più convenienti per lo stop loss, perché in questo modo logicamente avvicini anche lo stop loss, che non è, che non è una cosa poco importante. Guardate. Ragazzi, la strategia di mettere gli ordini dove gli altri mettono gli stop sembra una, una cosa eh, uno scherzo oppure una cosa eh, come si umiliano dal termine, una, una provocazione, ma non è così, è una delle migliori strategie di entrata qualsiasi sia il vostro segnale di entrata. Allora, qua dobbiamo vedere, John Wick è ancora in trade. Vediamo come si comporta il trade. Naturalmente, il suo trade, cosa vediamo un attimino. Siamo alle 17.06. Un'ora e mezza abbondantemente passata di trade. Azionari sembrano disegnati lì, ma c'è da scommettere che così non sarà. Segnali alle 17, lo chef non mi ha interrotto, quindi evidentemente non ne abbiamo di segnali affidabili che ne vale la pena. Allora, direi facciamo una cosa. Per me, c'è da seguire un attimino: sì, come si comportano gli azionari, ma anche da vedere se questo yen, questo franco svizzero continuano un pochettino a spingere un pochino, però è solo l'inizio. Con Potrebbe continuare. Allora, facciamo un piccolo, un piccolo punto di vista sugli. Uh, su queste coppie però prima un minuto diamo la parola ad alessandra che ci spiega qual è il rischio più grande di far trading ragazzi per chi si collega per la prima volta ci spiega qual è il rischio importante per fa di far trading il rischio più importante ci spiega anche come si può evitare uno dei più grandi errori del trader deriva dal fatto di fare trading da solo fare trading è il lavoro più appassionante ma anche il più solitario che esiste Stare molte ore davanti al PC causa stanchezza, calo di attenzione e quindi diventa facile fare errori. Emotional trading, Hyper Trading, Revenge Trading sono errori comuni che tutti i trader commettono quando fanno attività di trading per molte ore. Qualsiasi sia il tuo modo di fare trading, se vuoi, puoi iscriverti nel nostro gruppo esclusivo e riservato a soli trader. Sia se sei un trader professionista, un esperto o anche un trader alle prime armi, sei il benvenuto. Nel gruppo potrai conoscere all'istante tutte le nostre analisi, i nostri punti di vista ed intenzioni di trading e leggere in tempo reale tutti i trade che eseguiamo durante la giornata di trading, dalle 8 alle 19. È un servizio completamente gratuito, non si paga un euro, mai, non c'è pubblicità né promozioni commerciali, si fa trading e basta. Il gruppo fornisce una copertura quasi totale dei mercati finanziari durante tutto l'arco della giornata. Forex Future Commodity. Appena ti iscriverai avrai accesso immediato a tutte le informazioni utili per prendere le tue decisioni di trading. Leggerai i nostri infosegnali di trading all'istante, entro un minuto dall'inserimento dell'ordine. Iscriviti subito, nella descrizione di questo stesso video troverai il link per accedere. Compila con nome, mail e telefono ed entrerai in contatto con un nostro collaboratore che ti guiderà e ti fornirà tutte le informazioni utili per completare la tua iscrizione. Benissimo, allora per chi ancora non si è iscritto, se si vuole scrivere alla trading room testuale che è attiva anche fuori dagli orari nelle quali facciamo le live, dove condividiamo tutti i nostri trade, potete iscrivervi. Mi metto il link qua e vi ricordo che è tutto assolutamente gratuito e non si chiede un euro a nessuno mai, né per l'iscrizione né per i canoni, se volete. Dopo la live prendete il link, potete scriverli, parlerete con Max o con qualche altro collega, vi dà tutte le informazioni. L'unica cosa, viene richiesto di aprire un conto trading con lo stesso broker che utilizziamo noi per evitare gli hater e i venditori di segnali che altrimenti ci sbeffeggiano e mettono tutti i nostri segnali su tutti i social. Basta chiedere di aprire un conto, un conto trading e loro se ne vanno via perché sono dei trader dei vorrei ma non posso trader, non possono più far trading perché... Si sono giocati tutto i cari haters che ogni tanto ci prendono in giro, ma noi non ci importa, non siamo permalosi, noi siamo trader e ci interessa solo far trading. Allora il link ve l'ho messo lì rispondo alle vostre domande. Avevo letto prima, allora uh, kevin che scrive: Se non ho capito male, appena esce la seconda barra rossa, noi mettiamo il sell limit alla metà della prima. No, no, appena chiude la prima barra rossa o verde. Si può mettere il sell limit a, a metà della stessa barra che ha appena chiuso. per Il treno maestro non ha bisogno di due barre. La prima barra già è un segnale. Credo scrive RSI Bond, sceso da 80 a 51. Ok. Ne magna. Scrive vale la pena entrare adesso short a Euro Swiss è un treno già partito? Eh, questa è una cosa soggettiva. Io sono da 48 ore su, su Euro Swiss. Non, non voglio dar consigli non posso dare consigli di investimento lo sai eh, guarda qui cosa ci dice il grafico in H4 barra rossa, minimo dai primi di novembre potrebbe, potrebbe continuare il condizionale d'obbligo segnale c'è anche sul grafico daily certo se uno lo va a vedere sull'H1 può dire oddio questo è un segnale partito ormai è troppo tardi e eh, chi l'ho detto? Eh, no, non è... <ride> esatto <ride> chi l'ho detto? Non voglio, no, non è quello che dico io. Uno può pensare sì, troppo certo. tardi. In realtà, cosa ho pagato? 30 PIP. Ora io ci sono. Naturalmente, sì. non, non, ho, non penso neanche di aprire un altro trade, assolutamente lo tengo. E Però non vai, posso vai, dare consigli: sì. entrare, non entrare. Ti conviene? Oh, beh, certo. Attenzione, in H1, si muove. Eh. Si muove. Si muove lo, lo mm. yen. stellina yen. Seconda barra rossa. Punto interrogativo: in H4, in H1 l'euro yen prima barra rossa anche se sui minimi se spinge un pochettino lo yen domani ti da una barra rossa chef eh, eh sì eh, allora domani entriamo tanto domani oggi mattina eh, tu hai qui. quella strategia la mattina perché perché aprire il trade la sera no, 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 anche se si sta muovendo la stellina yen mi pare giusto che rimani sulla strategia che hai detto no sì. abbiamo detto bisogna seguire il proprio trading plan sì. eh, segui segui quello che, che hai detto è stato con, con i grafici deli comunque per il momento si sta muovendo anche un po' lo yen eh, vediamo se è debolezza della sterlina a forza dello yen ma... un minimo un minimo per adesso vediamo tutto da vedere ok sì, in H1 sterlina yen potremmo sì, assegnare sì. rosso ma l'ho visto da lontano che si stava yen, anche qui, prima barra rossa. Io sono cose che ho sempre davanti e queste le lasciamo pure andare. Euro board. yen, demo, anche se era già così in... basso tutto, ma era stato un momento di barre grigi, barre bianche. Vedi? Adesso si può considerare per chi è aggressivo anche a quest'ora lo yen. Perché sembra che si stia muovendo e sta dando un segnale. La prima barra lo sta dando dove. Ricordate, stavamo seguendo prima in apertura qui grafici. Siamo andate a vedere, siamo andate a vedere lo Swiss e lo yen. Prima barra in H4 su stellina yen. Forse buono anche qui euro yen può andare a fare un breakdown e viene già da high chissà che non stia invertendo. Non stia iniziando ad invertire, anche il dollaro yen rimane su 147 debole, sui minimi dell'ultima settimana, sui minimi di novembre, ma comunque non certo bassissimo perché viene da un lungo periodo di forza. Guardate che bella segnale qua. Prima barra rossa, vedete quello che ho detto prima? No, la prima barra rossa è il segnale. Invece di entrare qui, metto l'ordine, magari a metà della barra, o anche verso i massimi della barra. Dipende, però, in metà, se è più sicuro il ritest lo fa. Boom, ti prende. Poi, uno è dovuto rimanere 3-4 giorni, ora sta pagando. Chissà che non sia un uncino di continuazione per continuare short. Punto interrogativo. Non ho la risposta. Bisogna seguire i grafici. Ce lo diranno i grafici. Australian yen. Eh, beh, immagino adesso un po' tutti i grafici con lo yen. Sì, a parte New Zealand e tutti i grafici che poi anche quello. Secondo me, New Zealand giapponese è anche quello più che non è, se, se in H4, o magari che ne so, sul grafico daily, da una prima barra rossa, anche perché in H1 in sta, H, sì. sta scendendo. È quello che potrebbe essere all'inizio. Una... Sì. Oggi non pagherà perché no, New no, Zealand in orario, certo. in orario asiatico c'è stata decisione di tassi di solito sì, 24-48 sì, sì. ore. Tiene quel trend, però sì, anche questo eh, potenzialmente gli altri con sono tutti anche Australia Yen. Allora, belli già potrebbe, corsa. potrebbe andare. Eh, Sembrano treni in corsa, ma se, se lo metti sul grafico daily, vedi che magari sono dei treni che stanno partendo. Vedi, Australia Yen è diverso sul grafico mm -hmm. daily, Si sì, inizia a dar debolezza. Per carità, 123, questi tre sembra, sembra che abbia perso momentum. Sembra qua che il prezzo ha fatto così. Il momentum ha fatto sì. così e Canadian, Canadian Yen Sempre sul grafico daily sul grafico daily è meno, meno bello del dollaro yen, ovviamente. Lui ha fatto il retest, è poi è rimasto un po' più in alto. Però da debolezza non d'accetto sì, per me questo yen, insomma, potrebbe essere il sì, eh, dollaro con yen la forza sul, grafico, del... sul grafico daily è arrivato a 152, adesso sta a 147, già 5.000 punti in 10 eh. giorni non male, eh. ecco. però il segnale l'ha dato qui. Il segnale l'ha dato sulla sì, prima sì, barra sì, daily. Sì poi se andiamo a vedere in H4, ritest. magari un po' prima l'ha dato qua, a 151 sì, sì, guarda no, che segnale, boom, ritest boom, ritest però non ha dato mai una barra verde guarda a seguire, io... Sì, ok questa, questo falso segnale verde, ok ragazzi nessuno è perfetto, però vedete non è come trend maestro non è come eh, super trend che le barre sono verdi o rosse Rossa. magari qua sono rosse, queste 5 erano verdi cosa mi, cosa mi vuol dire queste 5 verdi invece no, mi dà anche le bianche e le grigie dove vuol dire non ti mettere in testa nulla perché no, sì. dice beh bel segnale l'hai preso no non l'ho preso <ride> questo è il punto no non l'ho preso perché ho preso il primo sconto eppure questa è la tua coppia forex eh lo so ma lo sai cos'è non Infatti, sai mai non lo... quando perché ha dato anche delle barre rosse qui no ho sì. preso qualche short da 100, questo, questa settimana, qua ho preso sì, 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 sì. poi dopo l'ho lasciata perché era tornato a fare un nuovo massimo. Sì, sì. No? Eh, non mi fido. No, Poi questa l'avevamo analizzata anche lunedì. Eh, quando questa ho era la migliore la mia posizione dollaro Che c'era anche dollaro yen. Questa sulla eh. era la migliore entrata eh, in sì. H4. E a cosa corrisponde al ritest del primo segnale? Barra Vabbè. rossa, io entro short invece di entrare short, metto l'ordine a metà della barra. Boom. Quanto starei adesso, 2005? e non, non l'ho preso sui massimi perché sui massimi come fai a entrare sui massimi a 151 che segnale è qua la prima barra grigia ma guarda quante barre grigie ti ha dato qua quanti stop hai preso no, devi aspettare la barra rossa barra rossa ritest boom, alla grande dai ditemi ancora col senno di poi questo l'abbiamo visto, rivisto lo vediamo live ci stiamo dando sui denti perché non l'abbiamo preso però stiamo su altri grafici e questo probabilmente per il momento non ci ha pagato ci può pagare la stessa cosa l'euro yen perché se lo yen diventa forte paga con tutti ora qual è la differenza tra dollaro yen e euro yen semplicemente che l'euro recentemente ha fatto un bel rally contro il dollaro nel momento in cui questo si inverte l'euro yen paga più del dollaro yen quindi cosa vogliamo dire? dollaro yen è un treno partito? no, non è vero comunque ok, lasciamolo stare quali sono i prossimi nel target? sono d'accordo con te chef euro yen ah, sì. che tra l'altro in H4 sì, ci inizia a dare un segnale Bombe. e anche stellina yen invece oggi ci dà il primo segnale, perché la stellina recentemente è stata più forte del dollaro. Su un'eventuale forza dello yen, magari il dollaro è partito, beh, abbiamo possibilità. Euro yen, stellina yen, New zealand yen. Nuzila yen, giustamente, come hai detto te, a yen, come c'è scritto prima a Tilio, sono trade assolutamente nella logica, no? Sì, sì. Perfetto. E allora ce l'abbiamo le possibilità. Sì, eh, dollaro, yen... È... Quando decidiamo, Vai. si decide a fine giornata. Domani mattina alle 6... Lo guardiamo con calma e vediamo se si può aprire questo trade. Per il momento, attesa, anche perché la forza della, dello yen non mi sembra così eccezionale per adesso. Mm. Giornata del New Zealand. Vediamo se ci sono condivisioni da parte vostra. Aspire scrive Off topic La SEC ha bloccato Binance. Ok, non commento. So di cosa si tratta benissimo. Non commento perché sarebbe fuori luogo. Grazie per l'informazione. Sicuramente, sicuramente utile. E ragazzi, mi dispiace ma io non ho mai tradato le cripto né mai le traderò semplicemente perché. Dietro non c'è nulla, non ho nessun fondamentale sul quale applicarmi. Ah, okay. finance, sì finance e delle cripto cioè. sul il wallet delle cripto, l'exchange sì, 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 sì. delle cripto, cioè sul Forex ho qualcosa. Comunque sono... Ogni valuta è uh, garantita da un paese. Ora lasciamo se ci sono riserve aure o meno. Però ha un valore scambiato sul mercato, può incrementare, può diminuire. I fondamentali quali sono tassi di interesse, le banche centrali, l'economia del paese, sulle cripto, quali sono i fondamentali? Qual è il valore delle cripto? Eh, il valore è finché c'è domanda, nel momento in cui non c'è domanda, nessuno la vuole comprare più, qual è il valore di una cripto ah, zero, zero. Sì, fin quando c'è mo nulla, la da... moneta, qua... c'è cioè, acquisto vendita, ma fin, fin, fin quando la SEC, dura la SEC Filippina che Notizie ci dai. Hai scritto la sec, e poi ora è la SEC Filippina. Sto scherzando naturalmente, ok, non è la, non è la prima che, che blocca, cose, cose del genere, ok, ok. Ma comunque non ha, noi non la tradiamo, non sappiamo cosa dire. Non fa parte, a mio avviso, del mercato finanziario. Tutta una cosa nuova, non fa parte del nostro. Anche se, comunque tanti hanno fatto bei soldi con, con all'inizio, con tutte queste criptovalute, eh, l'ha fatta chi l'ha lanciata. Ci sono la... state anche tante frodi, eh, ah, ecco. Beh, sono state lanciate migliaia e migliaia di cripto, quelle che, sono, la maggior parte, cioè una buona percentuale, valgono zero, sono fallite, tra virgolette, perché hanno recuperato milioni sul mercato e poi dopo non valgono nulla, no? Qualcuna va avanti, qualcuna sicuramente avrà un futuro o quello che volete, sono d'accordo, però non, ne, non sai su quale, non, so, non, non, non posso cioè le valute, ci sono 130 paesi emittenti di valuta. Ok, i paesi nel mondo sono circa 220, non tutti emettono valuta, 130. Quindi in teoria ci sono parecchie valute che almeno hanno un paese che le sostiene. Le cripto no, le cripto nel momento in cui qualcuno smette di comprarle valgono zero, valgono solo la domanda che c'è. Lo yen si muove, Australia yen dà segnale, New Zealand yen forse darà segnale anche qui o sulla prossima H4. Stiamo guardando in H4, ragazzi. Tradiamo in H4 sui, sulle inversioni. Sterla yen. Nuovo minimo di giornata. In H4, bella barra rossa. Come anche l'euro yen. Dollaro yen partito alla grande. Vicino ai minimi. Molto vicino ai minimi. Allora, chef, se, se chiude così domani mattina puoi considerare Sterla yen o euro yen uno stop dove io consiglio sempre le paline bianche le paline bianche sì ok guarda stella yen magari la palina bianca ora il prezzo è 186 7 180 sono mille punti base 1000 allora eh, punti base è troppo 100 pip è troppo se ci vai con lo stesso size che uno fa quando fa nei nell'intraday però ci devi andare con il size di rischio in maniera che se prendi lo stop a 100 pip non ti brucia il conto. Eh, Quanto vuoi prendere, rischiare? No, un 5% no. del conto sul no. trade, un 3%? Allora la dimensioni in quella maniera lì? no? Mm -hmm. Così, se ti paga, se va a pagare, se lo, lo INSI rafforza, ti dà un 1-2-3 volte lo stop. 1-2-3 volte, 3 a 1, RR. Questi sono trade da prendere. Debolezza. A mio avviso, ci sta un'idea di debolezza. Poi, appena ti fa due giornate o in tre giornate, sì, ti fa sì, un'estensione sì, così, tu la chiudi, prendi vantaggio perché poi sai che quella è la concentrazione quella poi se invece ti prende lo stop a tu parti con l'idea che 50-50 che è possibile che ti prenda lo stop sì sì comunque sono i due grafici euro-yen e sterlina-yen sì è... sì sono d'accordo anch'io per carità eh, è anche, so, anche, anche il new zina-yen Zina è, so. è, è più anche... rischioso paga di più mm -hmm. potrebbe pagare di più, più eh. sì più rischioso cioè più rischioso perché oggi se oggi non ci fosse stato questa barra qui sarebbe stato, sarebbe stato ancora più rosso animarsi. di tutti. Attenzione perché questa barra qui potrebbe pure essere un fake. Ora lo dico perché certo. il tasso alla fine è stato confermato. Probabilmente sarà la prima che taglia. Se la potrebbe pure rimangiare tutta sta barra domani eh, in uno o due giorni. Magari questo è quello che paga più di tutti. Sì, comunque adesso sta. <coughs> Considera bene. Poi quindi. se vuoi prendere il trade, se no può pure anche aspettare qualche. un pochino in più. Non eh, certo. è che ogni giorno bisogna avere dei trade aperti, eh, lo sappiamo. Rocco scrive il dollar index dopo aver ritracciato dai massimi 61,8 oggi fa vedere una candela verde il famoso Fibonacci ritracciamento 61,8 in area golden zone intorno ai 50 numero magico 61,8 grazie per la condivisione io avevo calcolato a Spagna un 50, invece giustamente 61,8. Vedremo se da qui reagisce. Tra l'altro, ragazzi, il dollaro ha dato un 4%. Ci sta anche che reagisca, ma non che reagisca che vada a fare nuovi massimi perché è in ora in ottica, in odore di taglio dei tassi, che reagisca per un giorno o qualche giorno. Infatti, questa settimana io non ho messo per niente nel mio trading plan proprio per questo, perché quello che doveva pagare velocemente l'ha pagato. Ci sono altri che devono pagare nel mio trading plan ci Sono gli australi nel mirino in attesa che muo si muovano, perché per il momento come un po' una preda no? nel Mirino, stanno in mezzo alle, agli alberi. Non puoi sparare. Se spari, non e no, con li la prendi. strategia del caos. Vedendo un po' i grafici così sarebbe stato. Quale grafico? No, dico in generale, adesso no, no, non un grafico in particolare. Sarebbe Guarda, sarebbe la stato strategia stato... del caos va bene su quegli altri che non vanno bene su tre Maestro. Infatti, sono le mie due strategie che uso, no? Sì, 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 Ad esempio, eh, il grafico che ti ho fatto vedere prima. Austeglie di usina, guarda come si fa: eh, come si, si mette sul grafico weekly chi ha comprato l'indicatore causa. Ste cose le sa perché mi contatta e glielo ho spiegato bene. Come la identifichi? La identifichi dal grafico weekly, la strategia del caso. Allora, cosa fai? Prendi il massimo e il minimo dell'ultimo periodo degli ultimi mesi. per Esempio, qui risaliamo al 2022, no? massimo qui, minimo qui. Ok, poi può anche oscillare un po' di più. Aspetti che il prezzo stia. Più o meno a metà perché dici beh oscillerà qua in mezzo sì, così lui apre e chiude tre bravo la mia strategia è oscillerà qua in mezzo se esce qua sopra chiudo se esce qua sotto chiudo sì, sì. uno step però non proprio se tocca se esce uno step in più allora in quanti step la divido qua in mezzo togliamo questo che non c'entra niente ora mi sta 1,75 sta tra 1,58 e 1,10 guarda caso sta quasi a metà 1,70 potrei anche aprirlo oggi no? se ho idea che continuo cioè, ad oscillare così oscillare, allora, okay. ci sono chance che continui ad oscillare qua in mezzo o chance che esca fuori allora cosa faccio? apro qui mi divido tra 1,75 e 1,58 posso dividere due step da 1000 mm -hmm. o quattro step da 500 mm -hmm. magari ancora meglio quattro step mm -hmm. da 500 se si muove qua ogni tre che mi fa senza uscire io vado a guadagnare se si muove qua all'interno perché qua ad esempio se l'avessi aperta, non dico qua dall'inizio, ma da qua, ad esempio: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, almeno 31 per 500, che sono 15.000 punti base, un 20% sul prezzo, capito? Se si comporta nella stessa maniera, porterò a casa. Sì, poi naturalmente mi rimangono dei trade aperti qua. Quindi qui 15.000 chiudo i trade che mi sono aperti qua. Alla fine da 15.000 diventano 12.000, 11.000. Però questa è la strategia del caos. Se trovi un prezzo che pensi che rimanga in laterale, ci sono le possibilità perché rimanga in laterale? Sì, perché tutte e due hanno tassi molto vicini e tutte e due eh, probabilmente presto inizieranno a tagliare, anche se oggi lo Dollar ha detto di no. Un altro grafico simile qual è? molto semplice ragazzi quelli correlati: euro sterlina grafico settimanale allora lasciamo la crisi della sterlina di settembre 2022 la prendiamo successivamente mettiamo qua sul massimo qua sul minimo è gestibile? quant'è massimo meno minimo? 5.000 punti 5%. base, 5% no. è tanto? No, no. no, è una buona oscillazione, allora io qua lo vado a dividere anche qua a 500, a 350, a 500 sono 10, 10 step Prezzo è più o meno in mezzo, aspetto un altro pezzo, quante volte mi paga quando si muove? Ogni volta che si muove di 500 step mi chiude un trade e mi lascia, me ne apre un altro, in qualsiasi direzione va, long e short. Così, in due parole semplicemente. Qual è un altro grafico correlato? A volte ci sono correlazioni uh, che sono per tempi più limitati, in generale euro sterlina, dollar, ah, dollar canadiana, anche sì. US Canadian è un altro, guarda qua quanto è orizzontale. Sì, 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 perché sono monete correlate come avevamo visto prima sulla... esatto, sul... Esatto, sono garland, monete correlate, 4,1 e 1,38, sì, sì. cos'è? 10.000 punti base, 7.000, però su 15, anche qua c'è un 5%. Sì, sì, sì. sì. Altre corre... Ci sono altre correlate anche in, in, in uh, temporaneamente come adesso recentemente per esempio a Stellina Suisse, guarda qui. In orizzontale qua è un po più volate perché da 1.15 a 1.08 quindi sono 7.000 punti un 7 per cento però se da qui prendi il massimo prendi il minimo apri a metà e lo metti a 500 quanti quanti trade ti prende però devi mettere il size giusto eh? il size basso e non tutti e tre uno lo sì, si può so, intanto vedere le, le monete le, le, sì, le coppie che sono correlate e da là guarda ora facciamo, ti faccio un esempio prendiamo ad esempio la sterlina Swiss, la prendiamo qua come si comporterebbe da eh, in un attimo si vede dal 13 novembre 2022 ad oggi via, facciamo un esempio ci siamo, qua stiamo aspettando 13 novembre 2022 ad oggi ci facciamo un test metto il consigliere esperto, il caos algoritmo questi sono test che io faccio periodicamente non c'è neanche bisogno di mettere i time frame bassi il time frame sul caos algoritmo è decisamente inutile non si non fa trade secondo il time frame fa trade secondo le impostazioni che vengono messe sterlina suisse mettiamolo per esempio a 4 ore visto che abbiamo detto da quando era 2022 cos'era abbiamo detto novembre mm. 2022 sì. Okay. da novembre 2022 H4 mettiamo su 5000 euro uno step da 0,10 e mettiamo 700 punti visto che sono 7000 dividiamo in 10 sì. step non di più ah, take profit e distanza 700 vediamo se l'ho messo bene e facciamo partire il test così lo vediamo dal vivo in H4, perché no? In H4. Guarda come si comporta. eccolo qui. Ogni volta vedi è partito da qui, ogni volta che si allontana di 700 punti chiude un 700. trade, è andato su, ha chiuso long, è andato giù, ha chiuso uno short. Questi sono quelli programmati, quindi metti anche i programmi così. Qua ha chiuso un long, due long, vedi? 1 sì, 2. Sì. I trade sono tutti programmati, quindi non prendi neanche la, la, eh, lo slippage, risparmi anche sul trade. No? Guarda, ha chiuso lo short, cioè praticamente il prezzo adesso è vicino al, al prezzo di partenza, vedi, torna al prezzo di partenza, però nel frattempo ho fatto 400 euro con 0,10 un plus di 400 euro va anche sotto non c'è problema però rimane all'interno del mio naturalmente più si allontana dal punto Beh, di partenza è, è più... e più fa, fa un pochino di drawdown nel momento in cui si allontana poi quando inizia a chiudere trade invece lo recupera subito anche qui è normale che in apertura il prezzo faccia un pochino di drawdown non va subito in positivo perché perché si allontana e deve creare la sua trading range, eh, certo. deve aprire gli ordini sopra e sotto Come... Quando ha aperto gli ordini sopra e gli ordini sotto, eh, fa solo, avere anche pazienza, fa solo eh. profitto. Eh beh, è normale se apri questo tipo di trade e vedi che meno 200, meno 300 ti spaventa e chiudi. Guarda adesso però quanto quant'è esatto? Cioè <ride> devi avere pazienza, eh, è... fa parte del gioco, del rischio, insomma, e quindi continua a fare così, lo mettiamo un po' più veloce. Wow. guarda, ogni barra H4, quindi boom! apre trade chiude trade guarda sulla stessa ne apre e chiude in continuazione ora vedi si è allontanato come prima prima era meno 300 sì, sì, ora sì, più sì, no, 800 sì. perché nel frattempo ha chiuso ah, un sacco sì. di trade 2005, quindi 2008. ha tolto il drawdown finché si muove all'interno di quella, quella di quella range lei, contato, ha, qua poi aumenta poi quella... sulla vedi, ora si, ha fatto un nuovo minimo però rimane in positivo perché perché ha creato la sua trading range ha aperto gli ordini sopra e sotto questo è da novembre del 2022 ad oggi, sì, ora vediamo come va. Questo è aprile 2023. Siamo a più 2008 su un, su un conto da 5.000. Eh. Abbiamo fatto un drawdown di 400 su un conto da 5.000 oh, oh, fino a oh, aprile. No, ma lo... perché si è fermato prima? Lo metto ad oggi. Va bene, lo... Vabbè, comunque, dai, fino a aprile, fin aprile risultato, eccolo qua, dei tre boom, da 5.000 a 7.500 più 50% in poco più di sei mesi. E fa tutto lui. Fa tutto lui. Quindi tu non devi... sì, ma lo voglio rivedere ripostare. un attimino fino ad oggi. Lo mando un attimino più veloce. Vediamo fino ad oggi cosa ha fa. fatto. Abbiamo capito come funziona. Lo mandiamo veloce, eccolo qua. Il totale massimo che ha fatto, qua che ha fatto vediamo un po' meno, meno 200, meno 300. Così quando è andato sì, al minimo. All'inizio quando è andato al minimo È normale. All'inizio deve creare la sua eh. trading range. L'ho testati e queste cose sono delle cose semplici quanto produttive l'importante è che devi trovare qualcosa che poi ti rimane nella trading range marzo aprile più 3.000 nuovo minimo e non mi va più in negativo anzi il mi rimane più 3.000 eh. ogni, ogni trade chiude 500 700 euro, li porta a casa anche se si muove sopra rimane decisamente in positivo wow. 4.000 5000, poi qual è l'idea migliore per chiudere? Non tenerlo per sempre, ma il punto migliore per chiudere è quando si riavvicina al prezzo, prezzo di apertura, di Sì, quello è dove ti dà più profitti di tutti, anche se lo chiudi sui minimi, sui ma, ma però dici vabbè, aspetto che mi torna al prezzo di partenza, lo chiudo, avrai il profitto migliore. Vedi, si allontana un po', ma rimane sui 5000. Ora pensa se torna al prezzo di, di apertura prima che novembre. Ecco, siamo a novembre, beh. Tornato abbastanza su, la chiusura quant'è? 8000 8.000, e qualcosa, rapporto 2, per ogni 2 euro guadagnati ne ha perso 1, 3.264%, con un drawdown del 20% però serio? decisamente competitivo, <coughs> capito, basta trovare questi grafici così, il caos algoritmo fa tutto lui. Facile? No, non facile, si può fare, perché se lo fai ad esempio su dollaro-yen eh, non lo prendi perché dov'è non inizia a aprire qua, boom, boom, te ne va via qua Ciao. ti brucia il conto. Sono delle scelte da fare, sono delle scelte da fare. È nel frattempo, difficile identificare altre oscillazioni, ragazzi. <ride> Rocco scrive: Stefano il 50% transita 10.305 e la media mobile 200 giornaliera a 103,2 dell'indice del dollaro. Andiamolo a vedere, grafico daily. ecco qua, la mia media mobile 200, la tengo presente anch'io: 103. Il 50 perfetto, grazie a 10, proprio. 10,3 proprio sulla media mobile. Andato un pochettino più in basso, chissà. Guardate, è interessante che Rocco ha calcolato che è andato proprio al 61 per cento, 61,8. Numero magico Fibonacci, no? Non vi preoccupate, se non sapete chi è Fibonacci, non c'è problema. Basta che sappiate che spesso i prezzi scontano di un 50 per cento rispetto a. All'impulso, allora euro yen, sterlina yen le teniamo sott'occhio, ce l'ha nel mirino. Lo chef, io rimango sui miei trade, ovvero euro, swiss, short e sono vicino al minimo di giornata. Ho deciso di di seguirla ad h4. Ha reagito qua sulla trend line. Ci sta che mi paghi di più, o forse no? Vedete, non sposto, vedi chef tutti dicono eh. quando si muove il prezzo, io sposto subito lo stop loss a pari. Io invece non lo sposto mai. No, è perché spostarlo a pari? Eh cioè, perché? perché ah, per paura, di sì, dicono beh, non lo sposto, di evitare... lo sposto a pari perché così, se mi torna un po' indietro, mi prende lo stop, si però impari, non così. perdo. Mm. però vai a zero. Io non lo sposto perché è una mia sì, strategia. Perché... perché ci può sempre stare i test, non mi va né di prendere lo stop, ma neanche di, di perdere no, il trade. Stai, magari per, per, fatte, solo, per dove... solo per questa stupidaggine di mettergli gli stop. Up. Stupidaggine, scusate, ragazzi, è tutto eh magari... rispetto, ma. Vedo che molti trade vanno a fare i test, magari questo no, però io lo stoppo una volta che l'ho messo non lo sposto più. Naturalmente poi seguo i trade e cerco di chiuderli in positivo, ovviamente. Allora sono sull'Euro Swiss, lo chef considererà lo Yen domani mattina. Sì. Per il resto gli azionari, sì, ok, sono andati un po' giù, ma di quanto non lo so. Non so se tirare conclusioni perché abbiamo i Treasuries che perdono oggi e allora sono le 17.40 due ore dall'apertura io direi Chef se non c'è altro alle 6 non apro certo altri trade possiamo chiudere qua la giornata su questa piccola reazione del dollaro euro dollaro che torna giù ma tutto da vedere io rimango decisamente sui trade che ho appena visto Sì, dai la chiudiamo sì. qua vediamo se ci sono condivisioni da parte dei ragazzi che ci seguono magari c'è qualcosa trade scrive una via di mezzo c'è e io la utilizzo spesso o sempre mettere l'SL in profitto così se torna indietro una parte resta anche se si chiude il trade ci sta, ci sta alla grande, benissimo grazie per la... sì sì, conosco anche questa strategia, ci mancherebbe poi ognuno adotta la sua rispettabilissimo usare lo stop loss come uno vuole ci sta ragazzi allora io direi per oggi lo streaming lo chiudiamo qui io vi ringrazio sì. per averci fatto compagnia in queste due ore di trading vi auguro una buona serata se volete di nuovo siamo domani live con una giornata interessante perché avremo l'inflazione eh, sia europea la mattina che quella americana il pomeriggio. Sarà sicuramente il clou della settimana. Allora ringrazio lo chef che è rimasto qui con me oggi pomeriggio. Grazie Stefano, un saluto a tutti. E anche John Wick che rimane qui con noi. Ha ancora il trade, poi lo comunicherà. No, non lo comunichiamo <ride> neanche in trading room perché non sono trade che comunichiamo ovviamente in trading room. Poi ce lo dirà quando lo chiude. Ciao John. Ciao a tutti ragazzi, buonasera. Ragazzi, buona serata. Se volete, ci vediamo domani. Ciao a tutti da Stefano SF Scalper. Ciao.